E ora. Alex, ci sei? Oh, buongiorno a tutti. Adesso arriva anche Nostra Signora delle Vernici, eh? Arriva! Arriva! Fai il bagno! Bene, nel frattempo... Sto controllando su tutti i social se funziona tutto, quindi vai a ruota libera. Vado a ruota libera? No, Nostra Signora, posso dire cosa facciamo oggi? Dillo! Ma voi sentite Elisa quando parla? Allora, oggi faremo questo comodino qui, è un pezzo piccolo, ma lo faremo a tema sirenetta. Quindi sapete che io sono quello dei restyling strani e delle tecniche strane, oggi faremo tutta una texture a forma di squame e Nostra Signora delle Vernici ci aiuterà. Anche a sverniciare la parte sopra del tavolino, che è questa, non so se si vede, ed è in vetro. Quella! Ero al bagno, mi sono lavata le mani e sono tornata. Perché ci si lava le mani dopo che si va in bagno? Ho fatto bene. Guarda che non tutti lo fanno. È un'ottima abitudine. Una cosa molto puzzosa. È una cosa puzzosa. C'è anche Nostra Signora che si è chiamata il grembiulino. Nostra Signora del grembiule. Che se ne è nuda. Ma non è vestita. Ti sei fatto vedere tu? Ah no. Come sempre, devo sempre sgridarlo. Arriva anche a sgridarlo, ma è possibile che non impara? Deve salutare, non è l'educazione. Ma io sono talmente in ansia che penso... Lui è lì, è sul pezzo e fa quello. Stefano mi ha detto che quando andiamo su TikTok e parliamo in inglese, che c'è Federica, va tutto meglio e a TikTok piace molto di più. Sì. Quasi quasi la farei sempre venire Federica, magari porta follower. Proviamo. E forse piace Federica, che ne so. Sì. E buca di più che a me te. Buca di più. Buca. Allora, prima che tu inizi a fare lo squinzio col tuo mobiletto fico... Devo dire una cosa, leggo, perché le mie moderatrici sono troppo precise. Vieni qua che ci entri anche tu. Allora. Sapete che queste persone ci sono? Messaggi, dove hai Angelo? Vabbè, torno di là dopo, non importa. Che succede? Se volevo finire. C'è una cosa urgente? Fare Viola. Oh, ma non lo sta facendo lo stesso materico? Sì, volevo già anche. Dovevo prendergli due cose, ma mi sono dimenticata cosa le serviva. Materico. Quella ce l'hai, la spatolina ce l'ha. E lo scotch. E poi volevo chiederti che colore deve dare, così se per caso asciuga già di fondo. Lucky Forest. Okay. Lucky Forest. Lucky Forest, un po' torinese. Quindi, dici un po' chi c'è, perché inizio a parlare di questa cosa molto importante a vostro discapito. Sono 150. Su Face? 100 su YouTube, 40 su Instagram. Ma una volta tirava di più, Alex. Cosa è successo adesso che non arrivano più quando ci sei tu? Beh, ma ascolta, adesso questa storia che sono belloccio, ma spero di essere più bravo di essere belloccio. Adesso dicono che è bello ma non balla. Bello ma non balla. No, prima dicevano che io volevo fare qualche cosa di sconcio con Alex e io tra me e me ho detto, ma se devo fare qualcosa di sconcio con Alex, devo mettere i cartelloni e fare i corsi in giro per l'Italia. Beh, avevamo i tempi anche a scuola, tutto il nostro tempo non l'abbiamo mai fatto. Effettivamente. Poi, sinceramente mio marito mi piace di più di te. Ma poi le persone sposate... A me piace di mio marito. Hanno non ti facciano quelle sposate? Sì, hanno quella cosa in più, capito? Prima non eri così... Sono più appetibile adesso che sono sposata. Certo, la persona che... Vabbè, comunque Santo Stefano, dai. Santo Stefano. Diciamo che lui è qua perché mi piace come lavora e mi piace come persona. Quindi tutte le altre cose sono superflue. Allora, vi devo dire una cosa. Sapete che c'è il concorso. Adesso abbiamo appena decretato le vincitrici. Sai il concorso che c'è tutti i mesi sul mio gruppo Facebook che si chiama Ricolora la tua vita. Hashtag Ricolora la tua vita. Siccome inizia a fare caldo e vogliamo mettervi ai vostri posti, cosa vuol dire? Vogliamo che ci sia un'affluenza figa quando facciamo queste cose qua, e finora c'è stata. Abbiamo paura che tra luglio che andate in vacanza, agosto che andate in vacanza, non c'ho tempo, non ho voglia, poi non lavoravate. E allora abbiamo discusso con le moderatrici se fosse il caso di metterlo in stand-by. Ho detto, ma che stand-by? È una cosa fighissima. No. E allora abbiamo deciso di farlo noi, voi non potete farlo questo mese. Addirittura? Sì, abbiamo tagliato fuori dal contest le clienti. Che figo, quindi fate una lotta interna tra di voi. Una lotta interna tra di noi e al contest di luglio-agosto di Ricolora la tua vita parteciperanno le mod della Pants, le mod della Paint, in più ci saranno il negozio di Bologna, perché una è un ex mod Paint, una è una mod Pants, quindi la Lisa e l'Ilaria ce le teniamo e poi ci siamo anche io e Emma. Perché? Perché così? E voi mi dite, è facile, così chissà mai chi vince. E no, bellocce. Ah no. Perché noi pubblichiamo tutto quanto e sarà la gente in anonimo. Si faranno i post con l'hashtag Ricolora la tua vita
e noi tutte pubblicheremo in anonimo, quindi io farò il mio post, lei farà il suo post, Ilaria farà il suo, che faccia contenta, Ilaria farà il suo post, Lisa farà il suo post, Paola Sacco farà il suo post. Bello. Non so se Cinzia ce la farà col frugolettino a farsi anche il post, però poverina, vabbè, se la nostra signora delle vernici pants avesse sfornato, non ce la facesse, possiamo anche veramente no? Capirla, poverina, c'ha il frugoletto piccolino. Ma io ho visto che aveva la pancia, quindi è già partito. No, è ora, lunedì, c'è la Cesare, lunedì se non sforna prima. Auguri, auguri. Cinza, auguri, auguri, auguri. Siamo tutte quante qua a incrociare. Dice certo che lo farà un po'. Lo farà? Secondo me l'ha già fatto. Lo tiene lì in serve per pubblicarlo poi dopo. Quando è ora, saresti stata brava. Quindi, sarete voi però a dover decretare il vincitore. Quindi cosa fanno i membri a luglio-agosto? A luglio-agosto che non ci avete voglia di fare bellamente nulla, e io sono molto in disaccordo, perché i lavori vanno fatti quando c'è il tempo, non quando si deve cristonare tra un sabato e un venerdì di lavoro, di scuola, i compiti, la palestra, la piscina, le partite di calcio del figlio. I lavori vanno fatti quando si ha il tempo, quando si può iniziare, gestire. Per esempio il mobiletto che sto facendo nelle dirette con di Solli, io ogni volta che lo guardo vedo delle cose che avrei potuto migliorare o modificare, e lo faccio. Non si può sempre iniziare un mobile e finire in giornata, a volte bisogna lasciarlo lì, guardarlo e poi modificare qualcosa. Sì. Quindi prima di tutto dovreste fare delle cose anche luglio-agosto, perché secondo me merita, poi con colori nuovi non so come fate a star ferme, comunque. Quindi, prima di tutto, chi sarà la giuria? Voi, perché ovviamente il pubblico decreterà i vincitori. Non riuscirete mai a capire di chi sono i restyling, a meno che non ci conoscete talmente bene che lo dite, quello è Elisa, quello è Emma. Ma non è detto che io e Emma, per esempio, non ci scambiamo gli stili. Potrebbe anche essere che lei fa me e io faccio lei. Già mi mettete in difficoltà, ancora devo fare un altro molto bella. Stile. Sono no, molto curiosa. Vuoi, fai quello che vuoi, fai quello che vuoi, fai quello che vuoi. Io non e poi il mega evento. Sì, aspetta, finiamo di decretare. Quindi voi sarete voi a decidere chi vince il ricordo della tua vita di luglio-agosto, che è questo. Quindi noi pubblicheremo un solo giorno, il giorno di pubblicazione. Me l'hanno scritto tutto quanto perché mi bacchettano. Cosa dovrete fare voi? Bervi un bel cocktail sotto un ombrellone e votarci dal 27 agosto al 3 settembre. Quindi noi pubblichiamo entro il 27 al 3, quindi forse il giorno di pubblicazione è il 25 al 26 agosto. Tu mi hai detto che devo pubblicare l'altro giorno. 27 proprio. Ah, il 27 devo pubblicare. E voi dal 27 agosto al 3 settembre avete modo di votare quelli che vi sono piaciuti di più. Ma tanto non capirete chi sono, perché ci sarà un telo bianco dietro. Quindi dietro c'è un telo bianco, non riuscirete a capire di che è la casa, il modo. Ve la faremo difficilissima. Chi vince? Cosa vince? Allora, quando ho scritto, cosa vinceranno le mod o Elisa o io? Se dovessi vincere io, perché voi non lo sapete chi vince. Se a trionfare fosse una mod, vincerà una cena a casa di Elisa Lunardon fatta con le sue sante manine d'oro. Quindi mie, io devo cucinare. Cavoli tuoi. Nel caso vincesse qualcuna impossibilitata ad andarci, Elisa compenserà con un altro premio, va bene. Se invece a vincere fosse Elisa, le mod paint e pants le offriranno una cena in luogo e data da concordare. Quindi se vinco io mi porto una cena tutte. Se invece vince una di loro, avrà una cena a casa mia e io cucino. Questo è. Mi sembra una cosa molto carina, però. Sì, in entrambi i casi è sempre una cosa fighissima. Sì. Ma chi indovina l'autrice vince un premio supplementare? Diciamo che dopo la vincitrice partirà forse un nuovo concorso dove si potranno decretare, diciamo, se voi indovinate le persone che hanno fatto i posti. Questa è una cosa molto figa, però vedete voi. Nivestori dice, carina, ma chiedi alla signora dei pennelli, dato che vengo da voi, perché non mi risponde i messaggi, quando la trovo in negozio? Non ho visto il messaggio, dove mi hai scritto? Quando ti trovo in negozio? Non vedo il messaggio di Nives su WhatsApp, mi ha scritto su... No, qua mi ha scritto Solli, Magda, Laura, Cosimo, Cosmo, Marco, Clizia, no. Mi ha scritto su WhatsApp. In negozio io questa settimana ci sono, domani no, perché domani sono via a Milano e ci sono... Hai il grembiule nuovo? C'è tutto nuovo, guarda che si sta già staccando, e qua bisogna migliorare la stazione, non va bene. E quindi forse ci sono venerdì. Allora, venerdì sapete che c'è la diretta con Solli. A che ora? Alle 3? 15. Alle 15 ora italiana, questo venerdì, ricordatevi che c'è una diretta in più. Magari Fabio il post, facciamolo un po' prima e facciamolo come evento. L'hai già fatto? Sì, già. Figo. E di questo venerdì alle ore 15, tutti quanti sintonizzati. Ovviamente c'è anche Federica che traduce e ci saremo Solli che fa una cosa col decoupage nuovo a casa sua e io che faccio una cosa col decoupage nuovo a casa mia qua. Quindi questo venerdì questo. Poi... super mega evento, che stavi già per parlare, spoilerare tutto. Vabbè.
quando uno è felice, contento, sono cose belle, dai. Irlanda, per favore, voglio. Allora, sapete che il 29 luglio viene Solly. No, non è che forse viene, viene. Viene. Il 29 luglio Solly è qua, arriva il 28 e il 29 luglio è qua. Quindi, facciamo questo mega evento qua da noi. Sapete che qua a Castellamonte io sono anni ormai che non faccio più niente, non ho più fatto nessun evento, ho dato priorità ad andare dagli altri rivenditori, a fare eventi grandi da altre parti. Se vi ricordate ho fatto Napoli, ho fatto diverse tappe anche in Sardegna, altre cose, qua non ho più fatto nulla e le persone della zona non le ho mai più coccolate. E ho detto, qual è il miglior pretesto se non prendere la palla al balzo e invitare tutti quanti qua da me, che c'è tanto posto nel parco fuori, per fare questo bell'evento. E allora ho detto, arriverà Solly e ovviamente sarà l'ospite d'onore, perché parte da Leeds in Inghilterra, viene qua da noi e quindi farà dalle 3:30 in poi, prosecco come se piovesse, diverse tecniche su mobili pannelli, penso tutti i mobiletti piccoli comunque, poi vediamo. Quindi avrete una zona riservata a chi vuole imparare tutto quanto e stalkerizzare Solly Joe. Parlatene in inglese perché sennò non mi risponde. Uno. Due. Ho deciso di invitare i miei professionisti, tanto c'è un cazzo a fare. No, vengo volentieri, dai. C'è niente a fare. Non dire cos'è, cioè, io avrei da fare, ma anzi, ho di meglio da fare che venire qua. No, quindi vengo volentieri, cioè, bisogna dire cos'è bene. Quindi ho detto, vorrei avere anche voi, perché siccome ci sono delle persone che partono da molto lontano per venire qua, alias la mia, mi ha detto Stefano, Loredana Marongiu, mi ha detto Stefano che parti, vieni su, presumo con qualche amica della Sardegna, quindi siccome ci saranno persone che si muovono da molto lontano per venire qua per questo bell'evento e uniscono anche magari due giorni nel Gran Paradiso, Fabio è contento perché bisogna sempre sponsorizzare di più il Gran Paradiso, vero? Vero che non, noi non poco, perché tu vuoi andare su quelle marmotte e basta, vero? Tu e le marmotte, diciamo che il Gran Paradiso è fighissimo, ma noi canavesani non siamo molto bravi a rendere omaggio a quello che abbiamo tra le mani. Loredana ha già prenotato, lo sicuro che c'era Loredana, meravigliosa. E quindi abbiamo detto, per quale motivo non fare una cosa in grande, quindi già che vengono agenti, negozianti che a loro volta porteranno dei loro clienti, persone che si stanno raggruppando con il marito, si fanno una giornata fuori porta, quindi partono magari da 4 ore di lontananza, vengono qui col marito, con l'amica, si fanno anche un giorno fuori porta di vacanza in più, perché essendo sabato pomeriggio, poi lo colleghi, una bella cena, il resto, e sei a posto. Quindi ho detto, facciamo una cosa bella. Ho invitato anche Alex, Alessandra e Sara. Sara lo sa già. Infatti chiedeva, ma quindi posso venire? Sara, ma sei qua con noi a lavorare, tu forse non hai capito che noi avremo il nostro capannino. Sì, facciamo ci saranno, i faccellini. Ci saranno le stazioni ci saranno, quindi nel mio parco ci sarà lo stand di Solly, lo stand di Alex, lo stand di Alessandra, lo stand di Sara e ognuno farà quello che vuole. Con la loro manualità, quindi Alex fa quello che nelle sue corde, Alessandra quello che nelle sue corde, Sara quello che nelle sue corde, Solly quello che nelle sue corde. C'è solo una regola, non si critica, non critichi, grazie, quella cappa. No, non si rompono le balle. No, loro le rompono, sono io che le rompo, No, non criticate quello che vedete, per favore, perché tutti quanti vengono qui, lo fanno gratuitamente, quindi loro non sono pagati, Solly non è pagata, io non sono pagata, facciamo tutto quanto perché vogliamo fare un evento bello, l'evento è gratis, non si paga nulla. Spero di farvi passare una bella giornata molto divertente, leggera, allegra, dove si scopre, si impara, si studia, si fa. Avete l'opportunità di vedere 4 persone all'opera con il loro stile e fare delle cose molto belle, quindi direi che è una cosa incredibile. Quindi per favore, se qualcosa non vi piace perché non è nelle vostre corde, cambiate stand, quindi che ne so, vi piace tanto Alex, non mi piace Solly, non importa. No, vado mettiamo da Alex, vado da Solly. Non gli piace il mio mobile. Mi stanno insultando perché non leggo le domande, ma voi state parlando in un po'. Insomma. Un attimino, avete visto che è merosa? Avete visto che è merosa? Sì, un po' arancione rosa. Facciamo così, non gli piace il mio mobile, però prima di andare via e guardarmi con la faccia schifata, mi portano un bicchiere di vino e poi vanno via. Così secondo me è fighissimo. No, potrebbe essere una regola. È ovvio che avendo 4 persone che lavorano in contemporanea, che sono così differenti dal punto di vista del carattere e della realizzazione, ci sarà qualcosa che vi piace di più rispetto a qualcosa che piace di meno, è normale, è umano, quindi mi raccomando, avete l'opportunità di girare e rubare tutto e non è una cosa da poco, ok? Cavoli. Io parlo con tutte voi, io vi do consigli su Magic Paint, basta, io non mi metto a lavorare perché devo aiutare loro, sostenerli e aiutare voi. Allora, rispondiamo. Uno. Bisogna prenotarsi, come bisogna fare, se vuoi dire allora, se sono, non devo dire se non ci sono. L'evento è gratuito e c'è un buffet aperitivo, quindi non dovete prenotare un pranzo o una cena, questo non è da pagare, non è da prenotare nulla dal punto di vista proprio strettamente organizzativo della prenotazione. Se venite, diteci che venite, quanti siete, che ne so, fate una macchinata con di 5 amiche, se mi chiamate mi dite ciao sono Sonia,
da Forlì e siamo in 5, mi fate felice, così almeno io so più o meno rendermi conto di quante persone siamo. Possiamo anche, volendo creare l'evento su Facebook, ce lo dicono lì dentro l'evento, così rimango ancora meglio. Nel momento in cui c'è l'evento potete dire ciao, noi ci siamo, siamo in 5, va bene? O se no mi fate parteciperò e io non vi contiamo. Questo ovviamente poi se siete due in più, uno in meno, quella che all'ultimo momento ha preferito andarsene col fidanzato in viaggio, fa bene, va bene. E ci ha dato buca. E se c'è la coda fuori sulla strada? Ci sarà coda. E ma dovrete coda. Ci sarà tanta coda, io spero che i carabinieri di Castellamonte non ce l'abbiano con me, magari faccio parlare un po' prima, glielo faccio dire mia. Li invitiamo. Brave, unite le macchine, mettetevi d'accordo così, ok? Perché io secondo me ci sarà tanta gente. E poi sarebbe carino se vi mettete il nome. Non sto scherzando. Guarda che perché non è una cosa brutta. Non è una cosa brutta. Perché noi siamo concentrati sui nostri mobili, o magari una persona che mi scrive sempre, mi dice Alex, a me farebbe anche piacere. Dico, Carmela della Puglia, se Carmela della Puglia, non penso che possa venire, però se Carmela della Puglia viene, ciao, sono Carmela della Puglia, se lo scrive qua, lui sa che lei è quella, perché noi ci conosciamo via social. Anche il nome Facebook, tipo Rolly Rolly, lei non scappa così nella vita reale. Ma infatti. Poi io l'ho conosciuta dal vivo, a me ha fatto un sacco di piacere. Vero, perché carina, quando dolce. Si è presentata, ma mi ha detto Rolly. Il nome, però mi fa, sono Rolly Rolly, facciamo la... Sei tu. Noi subito associamo la è la stessa cosa che dico sempre io sono tipo di conoscervi socialmente quando mi vedo dal vivo cambia tutto, quindi se venite con un nome in etichetta, quindi per cuccare mi devo mettere il nome Alex, così pensavo no secondo me no, devi... ciao sono Fabio Cipri dice nome e foto del profilo stampate e appiccicate. Potrebbe essere perfetto, qua anche un'etichetta. Magari quella più simpatica, tipo con la 3 stampato con la biografia, potrebbe vincere un premio. Io mi faccio l'adesivo con le tette. Dai, potrebbe essere più l'adesivo con le tette. Sono persa la data, quando sarebbe? 29 luglio, sabato pomeriggio, dalle 3:30 in poi. Io apro i cancelli alle 3:30. Scrivete. Quindi diciamo che se ci fosse pioggia non è un problema perché abbiamo anche un posto al coperto, però è bello che nel parco è molto più bello, molto più arioso, quindi preferirei farlo all'aperto in mezzo all'erba, ok? Lo shop sarà aperto, ovviamente se voi dovrete poi per caso comprare qualche cosa o vedere delle cose dal vivo ci saranno anche Liliana, Annalisa e tutte le persone. Ci sarà Federica che traduce, quindi non vi preoccupate se dovete fare delle domande dirette a Sol di Gio, a me fa molto piacere perché potete farle in italiano e Federica traduce e viceversa, quindi abbiamo la traduttrice per tutto. Perché è normale, non tutte sappiamo bene l'inglese, io per prima. E tu ci sei? Certo. Fabio c'è? Per forza. Perché deve accagliare Fabio quel giorno. Ho detto Fabio non può non venire il 29 luglio. No, c'è anche Fabio perché abbiamo per piacere di fare tante riprese dell'evento, quindi mi raccomando, se non avete voglia di farvi riprendere, magari ditecelo prima, però siete tutte belle, quindi. Domande? Ma per caso vicino a voi ci sono strutture dove poter dormire oppure arrivarci senza auto? Allora, ecco, arrivare senza auto è un problema perché purtroppo siamo in una zona non collegata bene, quindi arrivare senza auto è veramente un problema, quindi vi consiglio comunque di organizzarvi per l'auto. Per dormire sì, cercate comunque Castellamonte, Canavese e guardate le strutture per dormire, sicuramente c'è quella in Daniela, però sono 3-4 camerette e probabilmente sono già organizzate da me. E poi c'è la Bella Dormiente, poi c'è un hotel un po' più grande a Rivarolo, cioè ci sono parecchi posti dove dormire qua in zona. Beh, se poi non è proprio qua, il paese è vicino. Ma no, certo, guardate una cosa che sia 8-10 km di distanza massimo, ok? E ci sono parecchie strutture per dormire, però siccome so che tante persone vengono da fuori, svegliatevi a prenotare perché magari inizia un pochettino a restringersi la scelta. Angela, comunque c'è tanto spazio per le tende. Ah, ecco, Fabio dice che se volete mettere la tenda c'è spazio per la tenda. Facciamo facciamo Woodstock, che la lavatrice in bagno c'è, la lavatrice il c'è, bagno l'acqua c'è, il bagno c'è, si fa la doccia nel lavandino, ma cosa vogliono di più della vita? Ma che meraviglia, ma poi partì di casa il giorno prima profumato, ti metti deodorante, arrivi e te la sciacqua. Ma perché Woodstock c'era la doccia? Non se la sciacquava, Allora Angelo Ausilio dice, io ho detto che vengo ma mi sono appena connesso e non so per cosa fare. camper Angela, tu hai il camper, chi ha il camper è furbo. Vieni qua con il camper, il 29. Ma siete qualche amica, prendetevi un camper, venite col camper. Ma che bello, un weekend on the road così. Comunque vedi, c'è l'Anna Tramontano che dice io sarò ospitata da Tiziana. Non ho capito se Tiziana lo sa. Tiziana Macri! Ma davvero, vieni su, ma che figo! Tiziana, la Tramontano ha detto Tiziana Macri è qua dietro, non può non venire.
Secondo me saremo più di 200. Comunque sarà un evento veramente figo, perché comunque raggruppiamo tantissime parti d'Italia per una cosa così bella. Anche l'altra volta Gabriella Fabbri della Macri, non so se la Macri lo sa, eh. Ah, vabbè, ma secondo me la Macri non è una che si fa problemi a ospitare. No. So, secondo me siamo a posto. Poi la Macri comunque è mezz'oretta da qua, ce la fa. Loro ospita tutti i dei. La deputata della Macri? Andiamo tutti a casa sua. Saranno anche artisti che fanno musica e stand di illustrazione. Io e Elisa canteremo una canzone in piemontese. Lui voleva già dipingere le ragazze nude. No, dai, adesso. Di serie ha detto che dormirà da sua sorella a Torino. Ma davvero Silvana di Sera della Puglia viene su? Che bello, Silvana! Oh, qua bisogna iniziare a metterci i gingheri di là, bisogna iniziare a mettere tutto a posto, perché queste qua vengono tutte da noi. Ma io devo dipingere in smoking, quindi devo venire anche vestita elegante. Guarda che quei pezzi, l'ascella puzzolente. Hai ragione, perché canotta da muratore, ma va bene. Fa sempre il suo effetto. Va bene. Ok. Poi se ti lavi prima e metti deodorante, secondo me non puzzi più di tanto. Ma non puzzo adesso. Non puzzi. No, anzi, profumi. Sandra dice che è un posto letto. Sandra Valentini? Contattate. No, che carina, la Sandra Valentini. C'è un posto letto, quindi se volete qualcuno va dalla Sandra, ok? Niente, le mie moderatrici penso che ci siano, perché comunque mi hanno detto che vengono a fare una reunion mod qua per questo bell'evento, così ci vediamo, ci sbaciucchiamo in più. Viene questa cosa qua, quindi ci sarà l'evento dell'estate, il 29 luglio, in piena estate, prima di salutarci per le vacanze, qua da Magic Paint. Quindi mi raccomando, venite tutti perché c'è spazio, siamo larghe, non ci accasciamo e basta. Devo dire altro? No, Gabriella Fabri dice, se Alex disegna le ragazze nude, allora non ho problemi a farmi portare da mio figlio. Potrebbe essere una soluzione per intrattenere mariti, figli. Vedi, io scherzavo questa cosa del body painting. Vedi? Scherzavo. I mariti si annoiano sempre. Vedi, i mariti vengono al martirio, il martirio. Invece se mettiamo una bella ragazza. No, signore, basta dire al marito che c'è del vino bianco. Io verrei volentieri se c'è del vino bianco. Se voi dite al marito che dovete guardare un po' gente che disegna mobili, no. Ma che c'è una zona molto bella nel verde dove si può bere un buon bicchiere di vino bianco. Cioè, dai. Neanche Europa quando sono vai bene. Sono preoccupata per i fiumi di vino che sono. Allora, Katia mette a disposizione 6 posti letto. Katia chi? Katia! Ciao! 6 posti letto? Già che Katia c'è un sacco di case, ma che figo! Ma ragazzi, poi la Katia è troppo simpatica, quindi non è che andate da una rompiscatole, è una che sta sul pezzo. Cioè, scusami, com'è che funziona? Io devo organizzarmi le ferie, pago una follia per andare in ferie, qua invece dici che scatta l'evento, tutti ospitano tutti. Voglio andare in vacanza, che ne so, scegli un posto, non ne dico uno perché poi mi dicono che privilegio. Voglio andare in vacanza lì. Scusa, è una cosa importante. Io agosto vorrei andare in ferie in Toscana, in Calabria o in Sicilia. Avevi detto che andavi in Toscana. Vorrei andare di nuovo in Toscana. Mi hai detto, la Toscana la conosco così bene che non prenoto niente, vado sì, a braccio. Però se tu mi dai questa possibilità... Io andrei in Sicilia. Alex Gavazza su Facebook, mi dite, non so, un bed and breakfast, mia zia ha una stanza... Io sono felice, basta che ho un letto per andare a dormire, poi vado al mare. Magari domani... gli fai anche un mobile, già che ci sei. Ma vi faccio anche la cucina, se mi fate venire un mobile. La cucina! Ma la cucina ci va una settimana, no. No, hai ragione, il mobile, dai. Il mobile ve lo fa. Già fatto, andare a casa dei miei amici al mare a fare il mobile. Sì, già, anch'io. Già fatto. Più di una volta. Andare in Puglia ti ospita Marisa. Marisa, ci sentiamo Marisa tra poco. Ma poi con loro il mobile bello. Ci sentiamo. Marisa sta albero bello. C'è una villa con piscina meravigliosa. Cioè, ma poi non è il problema mobile, di albero bello, la casa. È proprio che lei ha buon gusto, capisci? Quando uno ha buon gusto, è proprio bello l'insieme. Ma mi avevi già conquistato prima. Ma Marisa ti conquista, quando ti guarda ti conquista, Marisa. Va bene, Marisa, mi stai già simpatica da morire. Se hai dei mobili da fare, io sono bravo anche a cucinare. Lei è la mia rivenditrice di albero bello, eccezionale. Poi ha fatto questa cucina molto bella, però secondo me olivia anche, qualche pezzo olivia ci starebbe. Bello, piace tanto anche a me. In mezzo agli olivi. Dai, ma tu vado. Cosa oggi? Io aspettavo te che io finissi. Io colleziono le proposte. Emma, ma dici che con questo smalto che ho messo oggi, lo sverniciatore me lo toglie? Sì. No, a te non lo so. Sì, fai attenzione. Allora mi metto. Vabbè, allora, oggi faremo, così stringiamo, questo comodino qua ha tema la sirenetta. Faremo una cosa molto bella. Tema la sirenetta. Lo sfumeremo con i colori nuovi. Quindi abbiamo proprio preso le due tinte che secondo me sono pazzesche, che sono il pepper blu e iris, che sono questo blu molto scuro, questo sempre blu però un po' più chiaro, dove li vado a sfumare. Poi mi serviva un colore di mezzo per andare poi sul bianco. Allora farò un pochettino di questo viola, che è il Serendipity,
E poi vabbè. Come l'hai chiamato stamattina? Sailor Moon. E il bianco di Magic, che è il soffio, ok? Allora, ragazze, mentre lui fa questo, io, che sono drenato, ha avuto una bellissima idea. L'aiutante, ha avuto una svernicio bellissima il vetro, perché sapete che qua c'è un vetro. Allora, vi dico la verità, è un color champagne molto molto bello. In realtà avremmo potuto anche tenerlo così, ma lui avrebbe voluto colorarci sopra, quindi ho detto non ci colori sopra, te lo svernicio e via. Tanto ne è un altro. Sì, uguale. E l'altro lo facciamo molto femminile, molto va champagne, bene. Ok? Quindi, mentre lui fa questo, io metto lo sverniciatore sul retro del vetro, si vede com'è, li metto sul carrellino e parto sverniciando questo. Fabio, se mi vuoi riprendere ogni tanto. Quello si può far vedere. Cosa? Sì, il catafalco è ancora dalla. Emma non lo ama particolarmente. Perché non lo ami? Qua verrà un craquelé meraviglioso. A parte dove me l'hanno messo. Ma cosa ti aspetti? In mezzo. Oh, ultimamente Emma è una cosa. Vuole tutto l'ordinato, tutto quanto ordinato, pulito. Cosa allora, posso da cosa mettere? Partirai? Dimmi un po' da cosa parti. Sì, si butta via tutto. Da cosa parti? Allora, se fate a caso una roba del genere, potete partire sia dal bianco che dallo scuro. Io personalmente preferisco partire dallo scuro perché quando faccio un mobile di questo tipo applico le proporzioni della fotografia in genere, perché mi piace sempre come se fosse diviso in quattro parti. Immaginatevi il mobile diviso in quattro, quindi qua e qua. Quindi io praticamente un quarto lo faccio scuro, il resto lo vorrei tutto molto chiaro. Quindi la parte scura in realtà è la parte sotto, che diventa leggermente e poi è tutto chiaro. Sul chiaro poi andremo a fare un effetto delle scaglie della sirenetta. È una cosa figa, potete fare anche i quadri così. Quindi sapete che ora sta partendo un Toto Alex, come sempre. Oltretutto lo diciamo che domani andrai online un tutorial dove ci sei tu. Ma io sono orgogliosissimo di questa cosa. Mi avete fatto fare una parete grafica come se fosse un qualcosa di, diciamo, vettoriale, nel senso come se fosse un qualcosa fatto a computer ma fatto pennello sul muro. Quindi ho una cosa molto molto particolare. Lui poi dopo mi ha sgridato 3-4 volte e mi sono andato, ho detto fatelo tu il diario. No, beh, cioè, è una cosa che dà una profondità ma usando delle scale di colori. Ma non precise. Dire niente, se no ci creiamo il video. Vero, vero, noi andiamo. Dai. Possiamo dire il tema? No. Non diciamolo. No. Allora. Possiamo dire il tema, no? Non dico niente. Allora ragazzi, solo una cosa, poi ti lascio stare. Sì? Io ho messo i guanti solo perché ho messo lo smalto stamattina, che non me lo voglio rovinare. Sapete che svernicia tutto anche lo smalto. Quindi io utilizzo lo sverniciatore, che è biodegradabile, non fa male alla pelle, quindi non metto i guanti perché fa male. Lo respirate, non fa male, non è tossico, è naturale, biodegradabile, ma lo metto per non rovinare lo smalto. E mi ci metto per questo. Parto, vai. Io vado di Pepper Blue. Io vado e comincio a farmi la parte sotto e mi direte, ma c'è l'ottone sotto? E io vi dico, non mi interessa perché Magic copre anche l'ottone. Io parto e mi faccio tutta la zona delle gambe picchiettando e cercando di far entrare il colore dappertutto. Sarò molto veloce oggi, non sto lì troppo a perdere perché voglio finirlo. Anche perché non si apre, vero? Non si apre, chi me l'ha dato mi ha detto che non l'ha mai aperto. Pensavo ci fosse 100.000 euro dentro. E l'abbiamo provato da prima, non siamo riuscite. Quindi è un mobile fatto così, non si apre. Abbiamo smontato, rimontato, non si apre. E una domanda? Allora, vabbè, se vuoi andare nel Mugello hai delle cangiature. Delle? Ah, mi ero già dimenticato di questa cosa delle ferie. Qui c'hai Calabria e Riva al Mare. Wow! Beh. Chi è? Rocca Imperiale da Maria Antonietta Serra. Ma dai! Ma è un bed and breakfast Magic Paint. Sì. Sardegna secondo me anche ne hai. Che figo. Beh, ma Sardegna romperei le balle a Barbara. Sarei già lì. Ciao Barbara! Lei poi è Oristano, una zona bella tranquilla. Sono qui. Poi? Alex, stai tenendo i pennelli alla CDC. Esatto, Alex, per cortesia, Ma sapete cos'è? Tieni il pennello bene. Sapete cos'è? È che quando uno tiene il pennello in mano così, è perché magari è abituato a farlo. Voi lo tenete dalla ghiera, vero? Fate tutte le robe. Sonia dice che grazie alla tua diretta dei papaveri ha fatto il suo primo lavoro in commissione. Oh, grazie davvero. Queste sono cose che fanno piacere. Anche perché io cerco sempre di semplificare il più possibile il lavoro, rendendovi anche un po' divertente il tutto. E se avete anche ottenuto un lavoro grazie a quello, io sono solo contento. Alessandra Gallo, se qualcuno ospita lei, era figlia al mare. Sono molto bravi. È anche simpatica e fa un sacco ridere. Quindi Alessandra Gallo l'ospiterei volentieri anch'io, ma non ho la casa al mare.
Beh, allora adesso io puccio con il pennello sporco così, tanto ormai è già quasi scarico. Prendo il colore, questo qua che è sempre iris. Nuovo, iris. Quando fate queste cose dovete assicurarvi che il pennello sia quasi scarico, se no andate a sporcare tutto il colore di base. Iris. Allora. E fa qua, un blending secco a scomparsa. Qua me ne frego se rimangono i segni. Tanto io ho bisogno che il colore mi vada a fare questo. Poi ricordate sempre che Magic quando asciuga cambia ancora. Poi dopo andrò di nuovo a insistere col blu. Beh, potreste anche andare a Ischia, abbiamo un rivenditore meraviglioso. A Ischia? E mia sorella è appena stata a Ischia e l'hanno trattata meravigliosamente bene. C'è Silvana Monti che è Ischia, abita lì. E poi c'è anche la nostra rivenditrice di Ischia che è fantastica, la coccolata, limoni, il regalo, pastiera. Ischia si sta bene, cioè. Ma limoni nel senso che... Mi ha portato proprio la pianta di limoni della sua pianta. Io pensavo Monti. Limoni, no scherzo. No, io ho dei limoni grossi così in casa, quelli con la doppia scorza. Dai, quelli ci provvedi tu. Super mega limoncello. Alex, ti sei fatto le ferie per 10 anni. Beh, ma magari. Io sarei sempre al mare. Noi lavoriamo sempre, questo è il problema. Sì, è vero. Però sai cosa? A noi piace il nostro lavoro. Infatti, anche a me piace lavorare. Ecco, perché non usi lo sgabellino anche tu che c'è? Io? Perché mi giro. No, no, figurati. Se vuoi lo sgabello, chi prendi? No, no. Adesso prendo un pelino di questo viola, che è il Serendipity, che è il Serendipity. Ci faccio così, ma proprio un pelino, 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 che mi serve per sporcarlo. Chiedono se per l'evento potrebbero esserci problemi di parcheggio. Sì. Ma possiamo aiutare anche noi, magari vado fuori a dare una mano alla gente. Lui vuole fare tutto, vuole dipingere le modelle, fare i mobili, servire il prosecco, fare il parcheggiatore. Dimmi, cosa che vuoi fare ancora la stanza? No, se possiamo dare una mano, no, voglio ovvio. Dire. Allora, parliamoci chiaramente. Qua c'è un sacco di posto per parcheggiare. Chiaro è che se siete 200 persone avrete magari 50 auto. Quindi magari 50 auto potrebbe essere un po' più. Quindi magari non arrivate proprio all'ultimo, non arrivate alle 3:30 in punto, arrivate un pochettino prima. Comunque nella zona c'è tanto posto per parcheggiare, addirittura a bordo Prato, poi comunque il sabato qua anche il meccanico presumo che non sia tanto pieno, tanto vi aiutiamo a parcheggiare, non è questo il problema. Però magari cercate di condensare in modo che non siate magari, sai, ognuno con un'auto, perché sennò è troppo. Magari mettetevi d'accordo e potete parcheggiare, che ne so, l'auto in piazza qua a Castellamonte e poi venite solo con un'auto. È già più fattibile, vero? Sì. La bottega dei sogni di Laveno dice che gli è appena arrivato un pacco Magic con tutti i colori che aspettava. Non vedo l'ora. 4 mesi di apertura, è già 4 mesi che si è aperta. Comunque qualche navetta c'è. Sì, c'è. Diciamo che uno potrebbe anche lasciare la macchina a Castellamonte in centro e poi prendere il pullman che passa qua davanti. Questo si potrebbe fare tranquillamente, così non parcheggiate qua. Però secondo me riunirsi tutti quanti davanti all'ospedale di Castellamonte, che è a 1 chilometro, e mettersi d'accordo con una macchina si può fare. O se no possiamo anche noi, vero Emma? Possiamo fare anche noi il servizio navetta. Se ce lo dite, ci troviamo tutti quanti lì a Castellamonte e vi portiamo in qua in macchina, così non intasiamo qua. O prendere direttamente noi la navetta. Il pulmino. Prendiamo un pulmino e facciamo su e giù. Ma mio suocero sa che ha quell'amico che fa i transfer col pulmino, quindi saremmo a posto. Che si sta bene con il bagno vicino, che lusso, ragazzi. Che figo, però. Col bagno vicino. Ok, adesso abbiamo fatto. Già mi piace tanto, capo. Ma io ho proprio un'idea che... Quasi quasi sto rimpiangendo la pizza che non ho mangiato a pranzo. Perché quando ti vedo lavorare così rilassato... Ho pensato la stessa cosa. Ma perché non ho preso perché la non pizza? Hai preso con le cipolle? Bianco, dato davvero male, cioè non sto lì a pensare... Non devo guardare allora. Guardate. Devo guardare. Veloce. Perché poi io ogni tanto vedo commenti nei post con scritto ma non ha coperto la prima mano, ma chi se ne frega. Ivana, di serio, da Castellamonte non c'è un modo per arrivare qua con i mezzi da Torino. Però tu puoi prendere il treno fino a Rivarolo... Ma non è che non c'è. Sì, non c'è. Complicato. Potrebbe durare qualche giorno. No, ma lì può prendere il treno fino a Rivarolo. Esatto. E poi ci si organizza. Se arriva tanta gente a Rivarolo, noi veniamo a prendere. Lo dite, ragazzi, io sono a Rivarolo, mi venite a prendere e noi vi veniamo a prendere, non vi preoccupate. Magari c'è qualcuno di esatto. Rivarolo che verrà all'evento o comunque dintorni. Ma non è magari, sicuro, se no andiamo sì. Noi. Venite, bon. Prima sto togliendo il primo stato di carta, ma ci metto ancora un po'.
Allora io sto usando Magic puro, eh. Ma per favore uno sverniciatore. Sì. YouTube vi leggiamo, per cui se avete domande fatele pure. Anche TikTok. Anche TikTok. Ma siamo anche sulla pagina di Alex, vero? Sì. E tu non saluti mai i tuoi follower, cavolo, eh? Sì, saluto sempre. Non hai detto ciao ragazzi della pagina Fritlex, niente. Dici? Non l'hai fatto. A me sembra, se io saluto sempre tutti, indistintamente. Quindi? Poverini, magari si sentono anche... un po' abbandonati. Vabbè, ciao, ciao tutti, cioè... poveri. No, è che io purtroppo non riesco a leggere i vari commenti, leggo la sera quando poi arrivo a casa, perché tanti mi scrivono ciao Alex, però non... lavoro. Non ho idea, non vedo il telefono neanche. Lascio, grazie. Questo da Instagram ho una domanda, probabilmente una nuova follower che ci chiede, non è necessario dare l'antitannino o il protettivo prima del colore? Assolutamente no. Allora, mentre tu parli, sai cosa facciamo? Io faccio un piccolo studio di antitannino e faccio capire alle persone bene quello che è. Perché purtroppo, e qua spero che ci sia di nuovo quella signora che l'altra settimana mi ha insultato come un cane, perché sai che a me ogni tanto arriva quella che mi insulta così come un cane, dicono che io ho parlato male di altre vernici. Io non mi sono mai permessa di parlare male di nessuna azienda e di altre vernici. Dico semplicemente quello che è, ovvero che Magic Paint è l'unica pittura al mondo che non produce l'aggrappante. È vero, tutte quante dicono che attacca ma poi producono l'aggrappante, fine. E quindi è così. Possono già avere anche la finitura inclusa, ma tanto l'aggrappante lo producono tutti. Quindi Magic Paint è l'unica che aggrappa veramente dappertutto. Punto primo. Punto secondo, una cosa molto importante è capire che c'è molta differenza tra passare l'antitannino e l'aggrappante, perché le persone pensano che l'antitannino serva anche per far aggrappare. Nulla di più falso. L'antitannino addirittura è un po' sdrucciolevole, è liscio. Qua c'è una goccia sul bordo. Adesso sembra addirittura uno smalto. Quindi se voi mettete l'antitannino quando non serve, create anche un problema. Ora, tu hai visto che questo mobile qui è molto lucido. Quindi... nel 90% dei casi, quando un mobile ha una finitura lucida, quindi o satinata o lucida, ma anche opaca, però ha una finitura, la finitura va a contenere molto il tannino. Cosa vuol dire? Che però a volte voi vi mettete a fare ABA in modo molto aggressivo, quindi ABA una volta, ABA due volte, ABA tre volte, andate molto molto a decerare o comunque a togliere la finitura protettiva, perché ABA comunque è abbastanza aggressivo come sgrassaggio. Quindi mi raccomando, avete una superficie lucida, potete tranquillamente passare, diciamo, ABA come sempre e dopodiché colorare, colore puro, prima mano e seconda mano. L'antitannino, quando si dà? L'antitannino si dà prima di tutto in un caso, quando si vuole ottenere il colore perfetto, puro, liscio, impalpabile, senza tecniche, senza decapè, senza lavaggi, senza patinature, senza nulla. Quindi, siamo sicuri al 100% che voglio un effetto perfetto? Ok, potrei aver bisogno dell'antitannino. Se quella superficie non ha una finitura e se è un legno tannico. Quindi, se è un legno che potrebbe tirar fuori un'essenza e a me dà molto fastidio perché voglio, per esempio, il bianco ottico soffio, in quel caso metto l'antitannino. Altrimenti io non lo metto mai. Avete mai visto Elisa usare l'antitannino? Praticamente mai. Perché dipende solo cosa vuoi ottenere tu. Vabbè, ma tanto devo passare per tutto. Mi urta, sai che mi urtava e non riuscivo a parlare. Mi urtava il tarlo mio. Devo passare. Quindi, quando Elisa aveva usato l'antitannino non serve ad aggrappare. Non è un aggrappante l'antitannino. L'antitannino serve solo per tenere a bada le macchie di risalita, ok? Non serve da aggrappante. Quando vi dicono che il primer ha anche l'antitannino è una stupidità. Una stupidità. Perché spesso dicono anche di diluirlo, quindi se un antitannino tu me lo vai a diluire, non fa più l'effetto top coat, non sigilla più niente, ok? E quindi già non serve. Seconda cosa, il primer serve per aggrappare, l'antitannino no. Quindi il primer è sempre un pochettino, diciamo, un qualcosa che facilita l'aggrappaggio. L'antitannino Magic addirittura è lucido, quindi non vi serve assolutamente per far aggrappare, sono cose completamente differenti, ok? Quindi, vi ripeto, come sempre, Magic Paint non produce aggrappante, ha l'antitannino da utilizzare in pochi casi e voglio spiegarvi. Va bene? Sì, Marisa dice che proprio oggi ha discusso con un cliente per dove arriva assolutamente mettere l'aggrappante. Allora cambi marchio, perché se mettete un aggrappante di un altro marchio sotto Magic creerà problemi, perché quell'aggrappante aggrappa meno di Magic. Gli aggrappanti degli altri marchi
aggrappano meno di Magic. Dovete iniziare a fidarvi. Cavolo, sono anni che ci mettiamo la faccia, dai, basta. Ma perché quando vedete un video che usano l'aggrappante o la cementite, è perché loro hanno questa cosa qua. È un tipo di marca differente, è una pittura differente, ma non stiamo dicendo che è buona o non buona, stiamo dicendo che è diversa la composizione di quella pittura. Voi okay? Togliete quel passaggio lì, semplicemente, volete fare quel lavoro, togliete quel passaggio, non ne avete bisogno, anzi avete un passaggio in meno, quindi dovete essere solo contenti. Esatto, e quando vi dico che Magic dal punto di vista di aggrappaggio è la migliore, è così, punto, perché non esistono pitture che non producono l'aggrappante. Noi siamo gli unici che non produciamo l'aggrappante e che diciamo che non serve. Quindi, fin quando mi diranno che non serve, ma poi lo producono, sono parole al vento. Diciamo che l'aggrappante Magic è la prima mano di coloratura. Esatto, la prima mano di pulito di... chi l'ha detto? Cinzia. Brava. Oh, ma guarda che anche se è stanca, appesantita, è sempre sul pezzo. Ma dici, Emma, che un phon te lo posso rubare per dare una cosa vuoi? Veloce, un phon. Sì, Emma, poi mi dai anche il bidone dell'immondizia qua vicino. Certo. Che fa caldo, però... Comunque, tornando un attimo all'evento, c'è Daniela Coco che parte da Torino, quindi... Carina. Chiunque arriva Alex. Da Torino... Bravo. Che carina, chiunque passa da Torino può chiedere una, magari un passaggio a Daniela. Oppure Daniela puoi anche dare un passaggio a Castellamonte, a Rivarolo. Sì. Che ne so, arrivate con il treno fino a Rivarolo e a Rivarolo vi diamo il passaggio su con l'auto. Guardate qua. Questo è il primo strato, quindi quella carta adesiva che c'è, va bene. Sotto ha l'effetto colorato, che questo qui si toglie via già con una prima passata. Vedete? Qui è molto bello l'effetto, ma tanto poi si deve ripassare lo sverniciatore per una seconda volta. Sapete che quando si sverniciano specchi e vetri va sempre passato almeno due volte lo sverniciatore. Quanto agito? 10 minuti? Ah, ecco Emma, bisogna dire una cosa. Ora che è tornato il caldo, io vedo un sacco di persone che continuano a lasciare lo sverniciatore ore, poi lo tolgono e dicono: ma perché rimane attaccato? Rimane attaccato perché ve lo siete mollato lì 3 ore. Io vi dico sempre che quando mettete lo sverniciatore non dovete metterlo andarvene, dovete controllare il momento in cui riesce a fare il suo lavoro, il lavoro di eliminazione della pittura. Se voi lo mettete e ve ne andate via dopo 4 ore, tornate e pretendete che sia lì bello aspettarvi, si è seccato, ok? Ora che fa caldo questa cosa è aumentata per forza. Quindi occhio, se mettete lo sverniciatore, non andatevene, controllate l'andamento della situazione. Sì. Chiedono se alle 20 ci saranno anche le Leo e Rosa per far giocare anche i bambini. Ah, non lo so, forse Leo e Rosa vanno dalla mia amica, perché vanno già la sera prima a dormire là, da Franci. E quindi probabilmente no, anche perché Leonardo e Rosa quando c'è tanta gente poi scappano, si imboscano, ho paura... Cioè, prenderò tipo 14 coccoloni. Quindi non lo so se ci saranno. Presumibilmente no. Ok, io ho dato una scelta. Di metterli al sicuro. Giorgio Miniguzzi dice: il post di oggi sul restyling del negozio di una parrucchiera è stato più che sufficiente come prova che non serve l'aggrappante. Grazie, Giorgio. Che post è sul gruppo? Andiamo poi dopo a cercarci. Giorgio dice: c'è un post sul gruppo di un restyling di una parrucchiera. Benissimo, sono contenta. E sono contenta anche che comunque le prove ci sono e non sono nostre, perché un conto è farvi un tutorial, se parlo io è ovvio, è di casa, ma quando parlano le persone che hanno acquistato Magic e danno la loro, per me è ancora più bella come cosa, perché sono pareri esterni. Come quando le persone mi dicono: Elisa, devo fare un post per vedere la mia cucina che ha 3 anni ed è perfetta, oppure voglio dare la testimonianza dell'andamento e quindi voglio fare un post per far vedere la testimonianza che ne so del restyling dopo 3 anni. Bellissimo. Il post l'ha fatto Luciano Lucchi. Amore, fantastica. E la sua parrucchiera? Brava. Io sto andando avanti nel frattempo. Non l'ho ancora vista, Luciano, allora. Sto dando la seconda mano di soffio puro. Sto tirando veloce. Sì, sì. Io spalmo la seconda mano di sverniciatore nel frattempo, la lasciamo agire, così andiamo da Alex. Barbara dice che il 29 non potrà esserci perché c'è Damiano che fa il corso da lei. Quindi... Barbara Zella? Sì. Ah, il 29 luglio da te, Damiano, ho capito. Quindi ci seguirà a distanza. Vabbè, sì, Barbara, tanto poi vengo io da te. E tanto ci vediamo dopo poco qua. Sei perdonata. No, però ci saranno veramente tante persone, sono veramente contenta, sono contentissima di questa cosa. Ha avuto un riscontro... No, non me lo dire. Sono riuscita anche così a togliermi lo smalto.
ho grattato come una ciompa. Sì. Mi lavo la mano, arrivo. Diciamo che non ho voluto fare la base prima perché essendo piccolo riuscivo a farvi vedere come faccio io le basi. E tanti dicono do Magic diluito, no, io uso sempre Magic puro come prima mano. E non mi interessa averlo liscio, adatto con altri strumenti. A me basta un buon pennello, questo qua cos'è, l'Elizabeth? E con una buona setola sono a posto. Se c'è un po' più di eccesso di colore è lo stesso. L'importante è che mi fa una buona base. E poi adesso arriva la magia, ci sono tutti i colori che... Tiziana, Alex usa sempre il soffio. Quindi chi dice che il soffio non copre, guardate questo mobiletto. Ma soffio perché è bianco, io trovo che il mobile bianco, tutto bianco sia molto noioso, perché è un po'... C'è stato un periodo che tutti usavano, cioè nel senso il bianco. Anch'io, quando avevo cominciato a fare mobili 10 anni fa, tutto bianco, perché si vede che andava di moda. Poi... Se voi mischiate altri colori con il bianco, quindi il soffio, secondo me è figo. È un po'... però vabbè, anche il rocher è molto bello. Bisogna capire quanta luminosità avete bisogno. E poi sì, copre. Cavoli se copre. Tornando agli aggrappanti, abbiamo Elisa da YouTube che dice che lei anni fa ha avuto un'esperienza con l'aggrappante, ha avuto pessimi risultati. Quindi adesso che usa Magic è molto soddisfatta. Sono contenta, grazie. Ed è vero, anche perché comunque ci sono aggrappanti che porcaccia la miseriaccia. Beh, ma perché li abbiamo usati anche noi, cioè noi arriviamo dall'epoca dove usavamo, anch'io usavo gli aggrappanti, Io sono arrivata da un'epoca in cui ero stufa di vendere prodotti che comunque avevano l'aggrappante. Non sto dicendo che sono buoni o non buoni, sto dicendo che comunque c'era l'aggrappante da mettere nel 90% dei casi. Perché a prescindere da tutto non avrei mai potuto colorare un mobile liscio, lucido, con la tranquillità, con la sicurezza che poi non si staccasse, è così. E su una cucina lo mettevamo e i protettivi ingiallivano, appunto, è così. Se poi andate in un negozio di bricolage, l'ha detto le vendite, vi dice di prendere l'aggrappante perché con i loro prodotti magari funziona così, però in genere il bricolage non si trova Magic, ci sono magari delle imitazioni, ma Guarda cosa. Andato. Devo rifare questo pollice, ma tanto mi devo ancora fare i piedi. Ok, adesso facciamo la sfumatura sotto. Sì. Come prima, posso lasciare dentro? Allora, prima ho dato una sfumatura veloce con i colori che servivano a me. Adesso cosa faccio? Prendo un po' d'acqua, anche se sporca. Ma ascolta, ma ti piace questo nuovo laboratorio? Molto. Non so se loro... Guarda, sei più largo, sei più ampio. C'è fresco, ci sono le ventole. Non ci sono più 14 ventilatori come l'altro anno. Ti ricordi, Fabio, il ventilatore piccolo, quello medio, quello grande? Che figo, ragazzi. Ah, un consiglio che io vi do, perché io lavoro molto anche fuori, tipo adesso, barattoli chiudeteli, perché poi magari fate i lavori, dopo 3-4 ore c'è il film sopra, si può mettere a posto, però dato che giriamo con 2000 gradi, fate tensione. Allora, ho fatto dell'acqua sporca con Serendipity, proprio acqua sporca, sciacquo il pennello e qua vado nella zona di congiunzione tra il bianco e l'altro colore, faccio così, quindi è tipo un effetto acquerello, ok? L'abbiamo già visto, abbiamo fatto il tutorial sull'acquerello e lo passo dappertutto, perché tanto asciugando cambia, ragazzi, ricordatevelo. E poi questa è una sirena, quindi... Voi direte, ma la sirena non si vede? No, perché ci sono tutte le squame da fare. Diciamo che se oggi non state brave, non guardate fino alla fine, non cambia. Cioè cambia. Sì. Cioè, nel senso... Guarda che quella settimana in cui non riesco a fare una frase... È un po' come di solito. Costruita, vero? È una settimana in cui non riesco a parlare. Volevo dire che oggi, se non guardate il tutorial fino alla fine, non capite niente. Questo era il senso.
Comunque... Adesso tiene così il pennello, non ho stressatelo più. Ma è vero, cioè, scusa. Anche nel video di domani terrà così. Cioè, perché mi devono stressare con... Alex, la... il pennello la CDC, non ditegli più niente. Ditegli più niente. Io tengo così il maestro della cucina, per esempio, il bucchiaio di legno, per esempio, vedi, ognuno ha il suo. Ognuno ha il suo. Ma tu l'hai vista la mia ricetta dell'altra volta con Marianna, ma il cacrapao? Volevo chiederti, ma come mai questa cosa, che secondo me funziona ed è anche molto bella come ricetta? Ti spiego perché. Perché io voglio che le persone imparino a capire che fare questo che noi stiamo facendo oggi, con il restyling, non deve essere un'utilità. Il restyling deve entrarvi nella testa come uno stile di vita, il recupero vi deve entrare nella testa come uno stile di vita e può essere figo abbinato a qualsiasi nostra passione. La tua passione è la cucina thailandese, è la cucina, è cosa ne so, la tua passione sono è l'uva, le bambole, i girasoli, cioè il restyling inizia a essere secondo me non più confinato solo all'utilità, ma a un tipo di ragionamento. Mi serve questo bicchiere perché faccio la cena con i miei amici sabato e voglio fare il riso, che ne so, la paella alla valenciana. Benissimo, mi sparo dei sottobicchieri, dei sottopiatti fighissimi a tema spagnolo, oppure che cosa ne so, faccio uno stencil a tema, i colori. Cioè, deve iniziare ad essere una cosa dove non compro, ma modifico e la faccio diventare uno stile di vita. Deve essere questo il restyling. Ma poi ho visto anche la tovaglia, il piatto, c'era tutto davvero molto curato. Difatti io l'adoro Marianna, perché lei come cuoca thailandese della cucina thailandese è bravissima. Lei ha fatto proprio studiato con i cuochi thailandesi, lei ha proprio fatto le lezioni di cucina in Thailandia e quindi le ricette che lei mi fa io lo so che sono veramente originali. Sì, chiaro è che il coriandolo è quello che troviamo qua, quindi magari si può dire che sul posto avrebbe un altro gusto quel coriandolo, però non andiamo al nonno, no, sottigliezze. No, vabbè, però sono quelle cose che si possono... Però io credo che ci sarà sempre di più questa cosa qua, prima di tutto perché a me piace la cucina e mi piace la cucina non banale, sono sincera. Non le cose banali che già sai fare tu, qualcosa di differente che ti propongo. E poi perché voglio far capire alle persone che non è solo cucina, cioè c'è tutto un lavoro dietro, un ragionamento, un pensiero che non si può limitare semplicemente a il piatto o il sottopiatto o Elisa che colora il mobile. È un metodo di vita, bello. Uno stile di vita. Come dice Caterina, appunto, la creatività è uno stile di vita, indipendentemente dall'ambito. Sì. Ma non è che dovete dire me lo faccio perché non lo trovo in commercio, cioè è già sbagliato questo ragionamento. Io prima di comprare un qualche cosa cerco di capire se lo posso ottenere con quello che già ho. Cioè se mi serve una libreria, io non vado per una libreria, io prendo un mobile, gli metto gli scaffali, poi ci metto una libreria. Cioè dobbiamo iniziare a capire che si recupera, sennò andiamo a finire male qua. Sai cosa che penso a volte? La gente ha poca considerazione di una cosa di questo tipo qua, perché dice ma sì, è ricolorato, è brutto, è venuto male. No, in realtà deve essere visto come un'opera d'arte, perché se voi andaste in un contesto in dove c'è un mobiletto colorato e non l'avete fatto voi, lo vedreste sicuramente con occhi differenti. Certo. Ma poi comunque abbiamo tutorial, abbiamo cose che vi servono per imparare bene, a fare le cose bene, quindi si vede c'è la differenza tra uno che si è inventato e uno che ha imparato, no, nel tempo a fare una cosa fatta bene, si vede. Quindi a prescindere da questo, che sia una tovaglia, che sia una tenda, che sia, perché comunque ormai si decora qualsiasi cosa, bisogna entrare nell'ottima che non è più semplicemente una necessità, ma è proprio uno stile di vita, restyling. E quindi quella è una delle prime ricette, ma ne farò altre. Svernicio. Poi prendo il svernicio. Sempre soffio. Okay, vai Emma. E faccio la stessa cosa sopra. Cambio la batteria 2 secondi e torniamo. Ok. Sì. Ci siete? Allora, ho preso soffio per dare un po' di bianco di nuovo sopra, perché poi con le varie sfumature si va a perdere e io voglio mantenerlo. Poi sporcherò il mobile un po' di qua, un po' di là con questi colori. Ti consiglio di farlo pacrapao perché è buonissimo, devi fare il pacrapao. E non mi piace il coriandolo. Ma guarda che metterò tutto il resto tranne il coriandolo. No, ti dico una cosa. Sì. Alex, ascoltami, io non ho il coriandolo normale, io ho il coriandolo vietnamita. Ho visto che... Dico che è diverso, il coriandolo vietnamita sa di limone, sa di... È diverso, non è fastidioso come il coriandolo normale, che a me piace, però mi rendo conto che per qualcuno potrebbe essere un po' forte. Il coriandolo vietnamita o la piantina è completamente diverso, ti fidi di me? Sì, provo volentieri, ma... Io ho solo quel problema lì, nel senso che non... E ci vuole un chilo di basilico, oltretutto. Devi lasciare asciugare, sennò togli. Faccio un po'. Sì. Quindi, ragazzi,
fallo però pacca pa, con quell'uovo fritto sopra la carne. Ma sai che questa cosa dell'uovo fritto non l'ho mai vista ed era l'unica cosa per cui l'avrei fatto. Carne e uovo fritto. Madonna, poi quel sughettino piccantino. Ma scusami, invitami una volta a cena. Devo ribeccare Marianna prima. Adesso Marianna è in Grecia, appena torno la ribecco. Che figata. Allora, Carolina Traverso Camusso ha una domanda per te. Sì, mi invita a. Ho una domanda per Alex. Hai mai fatto la tecnica del coloriage? Cos'è? Perché poi ci sono tanti nomi e ci sono tante cose che sono uguali ma si cambiano solo nome. Nel senso che, cos'è una tecnica? Cioè tipo voi chiamate lavaggio una cosa che... Washed. Si va a fare, non lo so, nelle quinte teatrali per ottenere tipo l'effetto pietra. Ok. Alessandra fa l'effetto marmo, effetto pietra, e nelle quinte teatrali lo fanno... Cioè, sono tante cose molto simili, però vengono chiamate in maniera diversa. Aspettiamo che Carolina ci dica cos'è per lei il coloriage. Vai. E qua dice che Pinacumbia si è aperta una pagina Magic Art, l'arte del riutilizzo, quindi non si parla solo di restyling Pina, ma si parla proprio di riutilizzare, cambiare proprio i connotati a un qualcosa che può essere riutilizzato. Guarda, adesso prendo bellissimo. L'altro colore, che è il mio pepper blu, quello più scuro, e insisto nella parte sotto. Caterina Longo dice che la sua mamma da piccola le ha insegnato prima di andare a fare la spesa si apre il frigo e si controlla quello che c'è, non si va a fare la spesa così tanto per, e da lì ha imparato a utilizzare questa tecnica in tutto, quindi prima di andare a comprare qualche cosa apre il frigo mentalmente della sua casa e cerca di capire se quello che a lei serve c'è già. È carina questa cosa, molto, ci pensi? Molto, Caterina, molto bella. Alex, esattamente il mio opposto, io troppo precisa e pignola, lui con il suo modo, ma chi se ne frega, crea meraviglie, l'adoro. Grazie, questo è un bel complimento. Ciao, Mauro, il 29, vieni il 29 a trovarci, dai. Allora, Carolina dice che è un po' difficile da spiegare qui. Fai colori sfumati, disegni fiori o qualche altra cosa e poi riempi le parti fuori dal disegno col nero. È molto simile alla geisha. Le parti col... dovrei capire, dovrei vedere, ma... Calcolate che tipo, io ho preso un pennello pulito adesso, sono andando avanti... E col pennello pulito sto solo picchiettando e vado a prendere... un po' del mio viro con l'acqua, ma tante cose si usano nell'illustrazione. Nell'illustrazione ci sono varie tecniche tipo gessetto, tipo io quando farò i corsi spiegherò tecniche pittoriche che sembrano olio, gessetto per fare i vostri disegni a casa senza dover avere uno stencil. Quello potete chiamarlo in mille modi, cioè esatto. quella è una roba proprio a livello di arte, nel senso, perché io concepisco il mobile come fosse un'opera d'arte. Poi ma infatti magari poi dopo noi li chiamiamo in un modo che poi dopo sono solo un altro, ma tante volte capita anche a me di fare delle cose e chiamarle in un certo modo e magari qualcuno le chiama semplicemente un altro, ma sono poi la stessa cosa. Guardate cosa faccio, metto l'acqua sporca di viola, faccio questo e la fa colare. La faccio colare, non lo tocco perché voglio questa cosa che sembri un po' tipo quell'effetto favola surreale. Dice Sandra che ci ha messo su un mega schermo enorme, ci sta guardando il mega schermo. Ciao Sandra! Dice Carolina che lei ha fatto una piccola lampada e le spiace che non può mandarti quella foto perché altrimenti ti farebbe capire meglio. Magari Carolina, mandamela fai un me. Post, fai un post sul gruppo della mia GP e tagga Alex, Fritlex, sì. Così vediamo cosa intendi. Ah, mettici anche la tua lampada già che ci sei. A me fa sempre molto senso il fatto che tu sia una delle poche persone che dica il nome della mia azienda sempre giusto. Fritlex. Sì, perché... Che dicono, non è sempre, dicono cose sempre abbastanza strane. Allora, guardate, le mie gambe sono quasi a posto. Ho voluto fare questa sfumatura tutta un po' colata, un po' gocciolata, un po' strana. Bellissimo. Perché io poi voglio mantenere il mobile che dà questo blu, poi l'altro iris e poi il serendipity e soffio. Mi hanno creato questa nuance, però voglio mantenere la parte sotto più scura. Adesso io ho il pennello sporco di sempre il mio blu intermedio, che è il mio iris, più lo scarico un po' qua, poi gli metto un goccio di pepper giusto per fare i colori, che questo col pennello sporco così mi basta per fare tutto quello che mi serve per il mobile. Goccettino d'acqua, perché poi il cartone la mangia. Cattivissima zanzara mia. Fabio, sì? Cambia sta borraccia, sta cadendo a pezzi. Ok. Sverniciala un attimino, mettila lì, la sverniciamo così togliamo un biasto nero.
Guarda. Che rimane di ferro almeno. Io dai, faccio... ma hai visto che borraccia che ha? Sverniciagliela. Mettila lì un attimo. Possiamo tenere una borraccia del genere, Fabio, mi vergogno. Guardate, questo è il mio sfondo. Stanno dicendo da casa che sembra un po' gotico. Adesso vi faccio vedere squame, questa è una cosa molto grafica, in realtà se fate tipo un quadro, una cosa del genere, è quell'effetto super mega... Hai detto che l'avreste legato a mia figlia. Non ho capito. Inizialmente hai detto che l'avreste legato a mia figlia. Questo quindi sì. Quindi non è gotico. Ma no, è fiabesco. È fiabesco. Questo è il vetro sverniciato. Vi rendete conto di che vetro vi è tirato fuori da là? Quando mi dite, ho fatto fare un altro vetro in vetraio. È brava. Dai, su. Allora, io sto sporcando. Ciao, Chocolate House. Chiara, ci sei, vero? Il 29? Non puoi mancare. All'evento con Soli Gio, c'è Alessandra Elia, Sara Savarino, Alex, tutti. Chiara di Vercelli. Sì, sì, conosco, è un negozio bellissimo, tra l'altro. È bellissimo, oltretutto, Vercelli. Quindi, Chiara, mi raccomando, il 29 ti aspettiamo il pomeriggio. Porta qualche cliente, tua amica, e ci vediamo qua. C'è già l'evento. Allora, io sto sporcando con l'acqua sporca. Pizzana Matri, quante persone ospiti, quindi, fino ad ora, per il 29? Siamo già a 10? Stai sporcando tutto tu. Ok, ho sporcato con l'acqua sporca il mio bianco, quindi ho fatto proprio delle strisciate, delle colate, dei segni. Deve essere tutto un po' così rovinato, ok? Marmade. Questa è la mia base, che mi piace un casino. Poi andrò a usare anche la cera per tirare fuori, diciamo, le parti un po' in rilievo e no. Questa è la mia base. Perfetto, adesso comincia la parte figa. Adesso mi devo preparare come se fossi un certosino, una quantità di colori che sono poi miscelabili tra di loro e devono essere sempre tinta unita. Quindi asciugo un attimo e poi mi vado a dividere questa cosa facendo tutte delle squame abbastanza grandi. Ah, lo fai tu? Grazie. Allora, questa è una parte importante, faccio vedere i vari colori come li miscelo. Allora. Non è il nostro, No, mi sembrava strano. Allora, in questo caso, di nuovo, io devo pensare a due cose. Silvia Del Polito, vieni anche tu il 29. Ci sarà anche Patrizia De Santis, che è qui con noi adesso. Assolutamente. Elisa Mancini, mi sono perso qualcosa che vento, ho sentito supernomi. Elisa Mancini, da Milano, non puoi non venire il 29, che c'è Solly, Alex, Sara, io... e anche Lelia, Alessandra Lia, tutti quanti qua per un mega evento da me a Castellamonte il 29 luglio. Hai detto Antonella Lia? No. Ti prego, no. Antonella. E Mike, buongiorno. Io faccio non avevo anch'io questa no. cazzata. No, ma l'Ale è fantastico. Alessandro, Alessandro. Cosa ha fatto Fabio? È lui che la chiama sempre. Dillo che è un po' nei tuoi sogni erotici l'Antonella Lia. L'Antonella Elia nei sogni erotici di tutti quelli della tua età. Vabbè, no, dai. Dai. La biondina avete carina. Avete fatto arrossire Fabio. Allora. Non si sce mai quello. Guardate, metto soffio. Moderno. Lorella Cuccarini. Mamma mia. Cazzi. L'Elia guarda che è più giovane della Cuccarini, Ma era più tanto tetta. Occhetta. Sì. Speriamo non sia nel nostro gruppo perché sennò ti sei veramente... Ti querelerà. No, a me faceva un casino lì. Guardate, faccio una cosa. Questo è il barattolo di soffio. Con la spatola ce ne sarebbe poco dentro, ma è la quantità che mi serve, grattando bene nei bordi e prendendo leggermente d'acqua. Quindi qua dentro vado a fare un altro colore. Qua ho messo un altro po' di soffio, qua ne ho preso ancora un pochettino che aprirò e comincio a farmi le tre tinte che mi servono. Io a queste poi vado a scurire, quindi... Hai bisogno di me o basti da solo? Vuoi darmi una mano? No, io non voglio darti una mano, però se ti salvo vengo. No, guarda. Ripeto intanto chi è appena arrivato, perché c'è qualcuno che si è appena connesso e non sanno ancora cosa... Allora, stiamo facendo un mobile a tema sirenetta. Ho fatto una base con soffio e l'ho sporcato con l'acqua sporca di Serendipity e questo nuovo blu, che è il pepper blu. Ho fatto una base sfumata col pepper blu, poi ho usato l'iris, Serendipity leggermente per dare questo violaceo, che dal bianco poi il mio soffio è partito fino sopra. Il mobile l'ho diviso che solo la parte sotto fosse scura e poi con queste gocciolature, queste parti che mi deve ricordare un po' il mare, un po'... Questo è la base. Il soffio e la tinta unita l'ho sporcato, veloce, adesso Emma me lo sta asciugando
E adesso la cosa molto bella è che io mi vado a creare tre tinte iper mega pastello, quindi tre tinte che sono leggermente sporche, quindi prendo pochissimo colore, lo mischio col mio bianco, questo è già il colore che mi serve e non di più. Io voglio ottenere tre tinte, prendo anche un po' d'acqua, anche se sporco è lo stesso, tre tinte molto chiare. Ecco qua, una. Praticamente vado a fare tre colori. Di sporco leggermente, quindi saranno il colore principale più una leggera colorazione. Ricordatevi solo che Magic è iperpigmentato, quindi quando usate il colore, quindi fai cose molto molto chiare, provatelo più volte, piuttosto aggiungete, come sto facendo io, poco poco le cose un po' alla volta, perché sennò diventa troppo troppo difficile gestire quanto colore. Tipo questo adesso gli ho messo ancora un po' di soffio perché lo vorrei ancora un po' più chiaro, così è perfetto. E nell'altro invece qui vado a usare non questo blu qua, ma questo blu qui, che è il mio iris. Ma figurati. E lo vado a buttare qua dentro. Ragazze, voi di TikTok mi state scrivendo, è possibile colorare violetto color ciliegia, Anita? È possibile colorare un comò lucido o non lucido? Ragazzi, con Magic Paint colorate tutto, dal letto di ottone alla cucina in formica, al mobile per dire Ikea, che è comunque più lucido, lucido, più liscio, tutto. Basta sgrassare e poi colorare. Quindi non vi preoccupate, con Magic Paint si colora tutto. Magic Paint ha quel logo lì. Magic Paint ha il barattolo che davanti ha il baffo di colore. Quindi mi raccomando, diffidate dalle imitazioni. Se non c'è scritto Magic Paint, non c'è il baffo di colore fatto a mano, diffidate, diffidate. Allora, Alex, hai fatto quanti intrugli? Sono tre colori molto chiari, che io adesso andrò a scurire di volta in volta. Adesso arriva già la parte molto bella. E devo essere solo bravo adesso a sapermi mischiare. Dai, Rugiano di Treviso vuole venire anche lei il 29. Tu, secondo me, al 29 conoscerai tanti di quei rivenditori, che sarà bellissima questa cosa, perché li conoscerai già prima di andare a trovarli a casa. Rugiada Treviso è la prossima settimana. Vai da lei? È il mio battesimo del fuoco, difatti lei sarà la persona che mi ricorderò per tutta la vita, è il primo negozio che mi ospiterà. Che carino, guarda. Tra l'altro sopra Venezia, neanche vicino a casa mia, cioè mi devo fare... Ma tornando ti fermi. Un posto bellissimo. Sì, guarda, sì, che sì. Io quando stavo col mio fidanzato di Pieve di Cadore... Sì, perché io sono stata anni a Pieve di Cadore, ok? E io mangiavo i casonzieri che erano buonissimi. Parliamo di cibo, non di fidanzati. Comunque, il caro Simone non lo sa, ma tutte le volte che io andavo da lui e tornavo a casa, mi fermavo da sola a Venezia. Madonna. Lasciavo la macchina, veramente lasciavo la macchina a Mestre. Prendevo il treno, andavo fino a Venezia, mi facevo i miei giri per Venezia e andavo in tutte le viettine dove non c'era nessuno, quelle più sperdute e dimenticate, perché la Venezia bella è quella dove non c'è casino. Quindi andavo proprio lontano dal fulcro del casino e camminavo, bellissima. Tu dovresti fare questa cosa qua, ma sai che Venezia, se hai il tempo di perderti un po' trovi te stesso, Guarda che Venezia è talmente bella, rilassante, ha un'anima enorme. Un po' di volte, ma vorrei andare a vedere libreria acqua alta. Ah beh, sì, però queste cose qua sono le cose che vanno a vedere tutti. Tu devi andare a perderti. Sai cosa fai? Ti mandi sul WhatsApp... Un pezzo di carta o cartone. Un cartone, per scaricare. Un cartoncino per scaricare, sai cosa devi fare? Devi arrivare alla stazione di Venezia, ti mandi la posizione così sai dove tornare con WhatsApp. Vero, okay? Così dovessi mai e perdermi. Basta. E dopodiché devi perderti. Mi devo perdere. Se tu vedi gente a destra, tu vai a sinistra. Tu devi perderti per Venezia, devi andare dove non c'è nessuno. E quindi niente, quando andavo con questo fidanzato prima di Cadore, poi tornavo indietro e stavo tutto il giorno a Venezia da sola. Gli dicevo sempre che dovevo tornare a lavorare, invece non era vero. Questo consiglio mi sa che... Sì. Poi Treviso è talmente bella che è una piccola Venezia, lo sai, Sì. Cioè Treviso è eccezionale, secondo me è una delle città italiane più curate, più,
più belle, vero? Peccato che ci siamo state poco, ma ci siamo rilassate quella serata. Sì. Mangiato benissimo, sì. Mangiato tantissimo, benissimo, ho fatto quella passeggiata che avrei voluto rimanere là. C'era quel ristorantino sul fiume, mamma che bella. Allora, Trevise consiglio bellissima. Che vi do. Ah, ok. Queste sono Fabio, le bisogna tinte. Riprendere molto da vicino queste cazze di colore. Io ho fatto questi tre colori che sembrano tutti uguali, in realtà ad occhio poi questi colori sono diversi, perché questo tende più a un azzurro, questo più un violaceo, questo più rosino, quindi sono colori che già poi verranno caricati di più per creare quell'effetto. Ora, faccio qua sopra con queste scaglie di questo colore qua i primi giri, sembrerà che non sto facendo niente, in realtà stiamo solo andando a miscelare questi tre colori. Ne faccio un quarto, che è quello intermedio, che mi servirà poi per tirare fuori il tutto. Quindi metto sempre il bianco. Sì, sì, dovete mettere i cartellini con i nomi, ragazzi. Sì. Sandra Valentini, vi voglio tutte quante, Daniela Coco. Tutte quante mettete un post-it sulla magliettina con nome e cognome. Così sono più tranquille e vi riconosco tutte quante. Perché poi tante non hanno magari neanche la foto. Come fai a riconoscerle? Infatti. E diventa sempre un po'... invece così, subito. Oddio, un altro intruglio. Quindi anche per Barbara della Galleria del Tempo, Rugiada sarà il battesimo. Sì? Sì. Certo che torniamo, Rugiada. Sapete che ormai noi dai migliori una volta all'anno andiamo. Poi mangiamo. Poi Daniela ci ha regalato il radicchio buonissimo. Mazza, abbiamo fatto non so quante ricette a base di radicchio dopo che sono venuta a Treviso, ragazzi. Quarto colore, che è questo. Ah, quattro colori. Vedi che mentre parlo mi perdo qualcosa. Ma lo sì. Facciamo del fucsia? No. Ma sta ragazza, sta ragazza mi vuole proprio male, vuole farmi fare... No, è solo che se sei allora, una cosa ti dà fastidio la faccio. Spero che si vedano le tinte. C'è anche un verde menta? E in realtà sono gli azzurri che sono mischiati, tipo secondo me è un iris col bianco questo qua. Ah. E tende un po' più al verde, invece questo qua è il blue pepper, pepper blu, e gli altri sono con un po' di serendipity più serendipity. Mariana Mazzolini 07 da TikTok mi chiede se all'usura del tempo la cucina colorata con Magic Paint tiene tantissimo. Abbiamo dei test fatti 5 anni fa che sono perfetti, quindi sì. Chiaro è che su una cucina magari non fai quello che fa oggi Alex, quindi tutti questi lavaggi di colore diluiti. Su una cucina si usano prevalentemente colori puri, quindi quello che fa oggi Alex è bello ma è decorativo. Parto, okay? Io vado, adesso vai, ma posso venire vicino a te o, sì, sì, o sì. No? Non vieni, mi vuoi? Sì, vieni vicino. Allora, guardate. Allora, però questo, se metti la tua crapocchia davanti non vedo niente. Volete che mi sposto così? Meglio? Sì. Così? Allora, posso prendere una sgabella? Ti do il mio per il culetto morbido. Vai. Grazie. Allora, questo cerco di dividerlo in maniera che è come se avesse tante strisce. Qua vado a fare le mie squame, che poi le ripeto qua e anche nei lati. Cosa faccio? Ogni volta che creo una squama, che voi mi direte ha lo stesso colore dello sfondo, ma voi fregatevene, lo sfondo è fatto apposta, perché poi si vedrà, tutto si vede. Una. Poso, prendo l'altro pennello. Basta che leggi tutto, perché oggi sono praticamente arrabbiate se non leggiamo. Sono arrabbiate? Perché dicono che non leggiamo tutto. Ok. Sembra un dinosauro. Questa parte qua, vedete, ve l'ho fatto apposta perché volevo farvi capire una cosa importantissima. Sono due colori diversi, si capisce cosa sto facendo. Mm-hmm. Se io comincio da qua, che è la parte più facile, qui, per arrivare così chiaro, come faccio poi a fare gli altri sotto? Cioè, voi dovete avere uno schema mentale quando dipingete che è il più facile possibile. Schema mentale. Questo è quello che farebbe la signora a casa, che gli dico fai le squame. Poi ci sarebbe il problema di anche prendere... Signore però, eh. Signorina anche, cioè anche chiunque. Quando dovete fare l'altra squama sotto, che verrà fatta qua sotto queste due, avete questa punta. Perché, adesso non so quanto, tutto bianco Fabio, vero? No, no, si vede. Si vede? Io dal cellulare vedo. Questa parte qua, che rimane a punta, farla con un pennello, dovete essere davvero Picasso. Pica? Qua diventa un casino. Allora voi semplicemente dovete fare il ragionamento opposto. Se io qua ho come progetto di partire col chiaro e andare sotto con lo scuro,
Semplicemente io questi colori qua non l'ho fatto prima perché sono ancora in tempo, non avrei potuto fare il contrario perché dovevo aggiungere il chiaro, ma se io questi colori li carico di più era per farvi capire queste sono le tinte che devo tenere dopo. Se metto lo stesso colore che poi andrò qua a usare, avrò la possibilità di aggiungere altro soffio, quindi schiarirò dopo, quindi è meglio partire con una tonalità un po' più scura sotto, in modo tale che la squama qua viene già fatta e copro con quelle sopra. Allora adesso ve lo faccio vedere così è più facile, ma solo perché quando voi fate qualcosa partireste dalla parte più comoda, come quando uno disegna che cioè comincia da in alto a sinistra. A me viene sempre male quando vedo gente che impara a disegnare e comincia in alto a sinistra. Bisogna partire, togliamo, da dove poi sappiamo che... Ragazzi, non mi sto a portare su, è per andare via, scusate. Ok, le sono magazzini là, ci stanno. Allora. Madonna, ho le rotelle del cervello in tilt. Adesso vi spiego, solo adesso è più facile. Guarda, ma ti chiedo solo un favore, hai dei pennelli puliti per mettermi dentro? Allora. Puliti così? Sì, piccoli. Perché sennò continuo a pucciare un po' di qua, un po' di là. Troppo grandi? Ma no, mi devi solo dare una mano magari a pulire quelli lì, perché ho paura che poi sporco dappertutto. Pulita? Sì. Il microfono, cosa chiedate? Ma io quello lo vedo. Allora, io mi risto facendo i colori, sto mettendo delle percentuali più alte di scuro. Adesso vi faccio vedere anche le tinte rispetto a quelle di prima come sono. Cioè, questa cosa qua ve la sto facendo vedere non per rompervi le scatole e per farvi andare in crisi, ma perché a volte non è che uno sbaglia, semplicemente non ha la tecnica giusta a livello proprio di tempi, cioè dovete fare prima una cosa e poi l'altra, non il contrario. E boh, infine stracanin è comodo, è il mio sgabello. Sì è fichissimo. Alla fine mi sono beccata io quello brutto. C'è la sedia di Franco. Guardate, la sedia di Franco, ho tirato sui colori, ho fatto un azzurro più carico, un lilla più carico e adesso andrò a caricarmi di più anche questo, mettendogli del pepper blu. Bravo Alex, sei un genio. Un genio, capito? Un genio. Chi oggi che l'ha detto? Un genio della lampada. L'ha detto la Marti, l'ha detto la Chiara Lazzarini. Cosa? Che è un genio. Ah. No, io voglio come che si dice... Mi sono persa, sono andata a bere. Io voglio semplificare la vita a queste persone che vogliono fare magari una cosa tipo scaglie così. Se uno comincia da sopra, come ho fatto io, poi deve mantenere questa punta ed è difficilissimo farlo con il pennello, una cosa del genere. Se io invece so che a livello grafico io voglio ottenere quello, io semplicemente faccio il contrario, prendo la parte scura che mi serve, quindi partirò già dalla parte scura sotto e vengo su coprendo con la scaglia la parte che non mi serve. Quindi io con poco... Quindi facendo un movimento circolare riesco a ottenere degli effetti davvero molto belli, semplicemente avendo un metodo. Questo è un metodo. Metodo ragazzi, metodo. E se vado a guarda vedere... Guarda qui Fabio. Questa è la cosa di prima. Questo è quello che io voglio avere sopra, o anche un sopra. Po' più chiaro. Questo è quello che io avrò adesso, quindi è un colore più forte. Che bello, ma è bellissimo. Però io non voglio colori forti, perché questo mobile deve sembrare... una coda di una sirena, ma chiara, come se fosse... Come fai quel gatto ciccione? Facciamo anche il gatto ciccione. Questa è una cosa un po' più fiabesca, più... Vedete questi colori qua? Addirittura posso anche caricare ancora un po' di più. Ok, fate le vostre prove sempre, non partite a razzo a fare 2000 cose. Vi mettete lì, piano piano. Ok, perfetto. Questa tinta qua è più scura. Io adesso cosa faccio? Piano piano mi metto lì e parto da sotto per i discorsi prima. Comincio a fare le mie squame, quindi faccio questo. Non deve essere perfetto, non mi interessa, nel senso io voglio fare qualcosa che mi dia l'idea della squama del pesce. Ti ho morsicato.
era tipo un attimo. Io faccio questo. Per darti ancora più l'imperfezione. Vedete qua, io ho tantissimo colore perché ho usato i pennelli per girare. Per esempio a casa ho le mie bacchettine. Qua faccio tutto, no vabbè, le facciamo veloce, cioè, ma no. Non fare così che sembra proprio che non ti diamo neanche il materiale vero per lavorare. Poveri Matt. In mezzo a una strada. Vero. Dai, su. Poveri Matt. Dai, lo vede rosa, questo qua lo piglia subito. Ce lo ruba ieri. E qua, andiamo avanti. Io. Questa parte qua non deve avere tipo, ci sono persone molto molto precise che si metterebbero lì col righello, magari con uno stencil a fare tutta questa cosa. Io vi dico che ci sono, ce l'ho lo stencil io Sirena? Sì, ma ci sono delle tecniche che proprio vanno a cercare l'imperfezione. A volte l'imperfezione, che non è proprio identico, crea quella gradevolezza a livello di stile che uno non ci pensa. E vi consiglio anche di fare qualcosa un po' fuori dai vostri schemi, non fare sempre le solite cose. Tipo io un mobile giallo non l'avrei mai fatto. Giallo? E mi piace invece tantissimo. Adesso vi farò vedere poi il mobile fragola, perché quello è figo. La fragolona! Ecco, potresti prendere una modella e farmela tutta fragola. Facciamo fragolona. Un bel modello. Facciamo fragolissimo. Un bel modellozzo, cicciottozzo, e lo facciamo fragolozza. O pomodoro. Sì, anche il broccolo. Fabio, cosa hai da fare? Vabbè, no, quel giorno deve riprendere. Non possiamo broccolo? Fare broccolo. Povero voleva Fabio. Fare body painting lui, capito? E facciamo Fabio broccolo. Niente, Fabio niente. Non vuole fare broccolo. Ci abbiamo provato. Sai cos'è? È troppo peloso secondo me Fabio, però che sei peloso. No, io no. Non è peloso, non è peloso, neanche peloso. Non ha peli. Cioè, sulla lingua. Chissà se la troviamo una fidanzata per Fabio il 29. Sì, anche due. Ma la cerchi anche tu una fidanzata? Tu sei in cerca? Che abbia la casa al mare. Ho quattro posti letto. Io cerco il posto di casa vacanza anche per il Fabio, così almeno viene anche per Emma, anche per te. Cioè io no, ma io quest'anno al mare non ci vado più, sono stufa. Sei già andato in ferie? No, vado solo per lavoro al mare, vado in Sardegna, vado in giro così, ma non per vacanza, perché per me in questo momento andare in vacanza con i bambini al mare è veramente un lavoro duro, quindi passo. Tiziana ha detto che aveva previsto domani di comprare una casa al mare. Davvero? Oh, Tiziana, abbiamo quindi un fidanzato per te in arrivo. Tiziana, io disturbo poco, ma che Tiziana poco, è gnocca. No, ma ti va proprio bene, perché Tiziana è gnocca, c'è una coscia, c'è uno stacco di coscia che è carina, di viso, molto carina, un bel fisico, uno stacco di coscia. Proprio fortunato, sei bella, artistica, con la casa al mare, cosa vuoi di più? Stesso droga rock and roll. Nulla. Marisa ha detto che porterà su due o tre pugliesi, allora. Oh. Perché Marisa viene. No, so, così ha detto. Marisa, ma per caso viene il 29? No, non ci credo. Neanche se lo vedo ci credo che Marisa viene il 29. Ma quanto è bello che tutta questa gente da tutta Italia fa tutti questi chilometri. Ma quanto sei contenta? No, cioè, io sono molto contenta. Io mi farei pipì addosso almeno per due Infatti giorni. Infatti mi sto iniziando a preoccupare veramente per i parcheggi, perché forse dobbiamo rompere le balle a qualche vicino. Qualche vicino di casa gli diremo che il par... no, ci ho litigato con questo qua vicino, quindi questo qua... Lo spiazzo che c'è laggiù. Ah. Sì, lo spiazzo là, sì. Sì, è di proprietà di un'azienda che c'è da Aosta, ma possiamo mettere le macchine là senza problemi. Sì, sì, sì. Ce ne sono. Metteremo dei cartelli. Abusivi. Perché c'è un vicino di casa molto arrabbiato con me perché ho fatto una recinzione e non voleva che la facessi. Però è mio il pezzo di casa, quindi me la sono chiusa. Però lui ci passava a piedi ed era contento così. E gli ha dato fastidio che io ho chiuso con una recinzione. Ora scusami, però perché non potevo? Perché lui ci passava a mano a piedi col cane. Era così. Sei un po' cattiva perché tu chiudi recinzioni. Chiudo recinzione sul mio passaggio. E vabbè, io voglio bene i cagnolini, ma i padroni quando fanno così gli antipatici no. E quindi questo qua mi sa che il campo non ce lo dà, perché è arrabbiato con me. Io ho fatto la recinzione, quindi ci fai la tua recinzione. Uno ci prova, ma poi... No. Ma sei sicuro che ti basta per la tua scaglia lo spazio? O fai una scaglia a metà? Faccio la scaglia a metà. Falco a metà. Falco a metà. Scaglia a metà. Guarda. Devo dire la mia, se ci darà la recinzione, faremo una bella recinzione. Esatto. L'ha detta la ministra. L'ha detta. Non possiamo non parlare più.
tra lui e mio suocero non so chi è peggio queste freddure. Il mio suocero tu non hai mai sentito dire queste freddure. Però me fa ridere. Voi siete maschi. E quindi cioè, vi basta. Ma non fa ridere, non fa ridere a nessuno. Ma fa ridere? Ma perché voi dovete per forza dire di no, mamma? Ah, vabbè Fabio, dai, non ti preoccupare. Rido io per te. Fate sì. Come le sagre di paese, spalciate i campi di grano, strisce bianche e rosse, parcheggiatori e via. Ma secondo me sarà così. Come il mio matrimonio. Nel mio matrimonio c'erano 300 persone e hanno parcheggiato ovunque. Le posso chiedere il bong per favore? Ah, cercavo le rotelle. Questo è il primo giro. Primo cioè, giro. Ma perché non va? Grazie, grazie. Ma già è vero. Questo phone io ve lo consiglio. Non è nostro di sempre, è solo che Viola se l'è rubato. E quindi questo qua è quello che non va. Questo ve lo consiglio, è molto bello. È un phone che mi serve anche ogni tanto per passare dopo sulla faccia perché sono solo 30 gradi. Sì, vuoi le sue prenda, mamma? Io farei un attimo tipo una partnership sponsorizzata del cell phone. Praticamente se mi mettevo io da alitare, alitavo, facevo prima. Ma non vi divertite così come nelle dirette, dai, no. Su, non quelle dirette serie dove si scandiscono bene le parole, tutti zitti, si capisce tutto, regalo. L'audio perfetto, ma che noia! Ci siete? Le mie sì che primo sono giro, belle. Vado avanti, io so che devo. Ma devi fare tutto tu oggi, a me non mi fai fare niente. Cosa vuoi fare? Dente da dinosauro. Questo è spoiler. Metto un po' di bianco nel mio colore. Poco, perché schiarisci un pochetto. Schiarisco pochino, ma poco, perché tanto io poi ho il trucco per voi. Pochino, pochino, mi metto lì. C'è il trucco nella scella. Faccio poco, poco. Ok. Questo colore è bellissimo. Cominciato di lì. Ho il pennello un po' grosso, magari prendo questo. Ma se ce l'hai grosso non è colpa tua, eh. È colpa di Emma. Gli passo il pennello giusto. Emma è colpa tua. Che noia che siete. Allora. Che barba Gianni. No, ho trovato. Mi ha fatto cadere la cosa della cinzia. Allora, guardate. Attenzione alla chiave della cinzia. Qua vado su e qua avrò un'altra scaglia. Da lì ho usato quel colore lì, quindi dovrò cercare un colore che non vada a toccare l'altro. Mi metto lì, questa altezza, faccio così, scaglia. Avete visto il discorso di prima? Facendo così io non ho la rottura di palle di avere una problematica a livello di colori e di linee. Sì, ho l'altro colore sotto, ma così posso fare tutte le mie scaglie una dopo l'altra della coda della mia sirena. E cosa dicono? Che ci piace? Che ce lo fanno anche loro? Ok. Ah, ora ho capito. Chi è che ha scritto? Tiziana, ora ha capito la tecnica. Ah, tutto c'è un perché. Vi ricordiamo, grazie anche alla Cost, che Costanza Avril, la mia moderatrice, che ha fatto la copertina dell'evento anche adesso di luglio-agosto, che adesso il contest è pubblicato. Quindi se vedete un bellissimo post con dei limononi, è il contest a cui parteciperemo noi, e loro non possono, quindi le persone che leggono non possono. E tu mi dici, ma perché stai rimarcando il fatto che le persone non possono? Sai perché? Perché voglio fargli venire la corna in bocca e voglio che il mese dopo siano pronte col pennello in mano e non vedono l'ora di fare tutto. Mi spero, perché sono belli questi contest, fanno delle cose molto belle. Ma luglio e agosto non possono partecipare perché è riservato a noi, loro possono solo votare. Ed è un contest ma dove posso votare anch'io. Ma certo devi votare. Quindi state sul gruppo LMG Paint, troverete il post di Costanza. Avete capito il mio motivo per cui vi ho detto facciamo così, cosa... Per questo motivo qua, perché io voglio mantenere
adesso. Daniela Coco dice che continua a essere preoccupata per dice sì, che non la leggi, ma non la leggi. Ma l'ho già detto, dice che non la leggi. Non devi essere preoccupata per i parcheggi, Daniela, perché ve l'abbiamo già detto. State tranquilli, ok? A parte che qua intorno parcheggio ce n'è, non è vero che non ce n'è. Siete voi che siete abituati a parcheggiare sempre davanti al negozio, ma non si parcheggia solo davanti al negozio. No, perché Daniela Coco diceva che aveva un po' di problemi a camminare, ma non è un problema. Non ti preoccupare, a parte che puoi venire davanti al negozio, scaricare. Esatto, e parcheggiare vicino, non è un problema. E poi non vi preoccupate, perché vi avevo già spiegato che ci saranno diversi modi. Si può anche parcheggiare in centro a Castellamonte e noi veniamo a recuperare tutte le persone che non ci stanno. Non vi preoccupate. C'era ancora cliente che una volta ha parcheggiato quasi dentro. Sì, è vero. Spero che adesso, vedendo questa cosa delle scaglie, riusciate a capire perché questa cosa qua venga bene quando sopra non sarebbe venuta bene. Ed era la parte importante che serve per capire che con un metodo uno riesce a fare un sacco di cose a livello pittorico senza doversi impegnare troppo. Cioè qua sì, bisogna impegnarsi un attimino, ma se io mantengo questa regola ho sempre delle righe molto belle tra una scaglia e l'altra. Vedete, io elimino con il colore sopra la scaglia, la squamo. Ricordiamo a tutti che il giorno dopo sarà domenica, quindi potete fermarmi anche in zona dopo l'evento. Se volete mangiare in qualche posto dove si mangia bene, c'è il locale di mio suocero, si chiama Fast Pizza and Lunch. Ditelo che venite all'evento da Stefano ed Elisa Magic Paint, così vi tratta ancora meglio, vi riserva un bel tavolo. Prenotate, perché non c'è mai posto, dite che ora arrivate, così se lui sa che è arrivata alle 9 o alle 8 vi tiene il tavolo, prima lo dà qualcun altro, poi alle 8 è il vostro. Comunque dice qualcosa di ste scaglie, che ha capito cosa farò. Sono un po' noioso oggi, però... Sei noioso tu? Sono noioso io. Cinzia dice che si mangia benissimo. Sì. Grazie, C. Io sto andando avanti con le mie squame. Questa cosa qua potete immaginarvelo su qualsiasi superficie, qualsiasi cosa, diciamo, un po' più grande, piccola, un quadro. Basta che mantenete sempre questa tecnica. Io cerco di essere veloce, ma... Ma sei troppo preciso. Bisogna... Ah, sei tu? Sei tu che mangi? C'è un roditore. Sono stata più silenziosa io di te? C'è un roditore nella stanza. Ieri c'era il giro d'Italia femminile a Santa Elisabetta. Che bello, il giro d'Italia femminile, perché non fa clamore come quello maschile? Sono anche qua davanti, infatti c'erano le clienti. Qua davanti? Non posso venire, chiamavano, non posso venire. Ma io non me ne sono accorta che era qua davanti, ma sei seria? Ieri. Ah, è vero, non c'era ieri, era a Milano. Chiamavano, ecco, ma non posso venire, tutto bloccato. Che il giro d'Italia proprio... certo, ma perché il giro d'Italia femminile non fa clamore come quello maschile? Questa cosa mi dà molto fastidio. Ci sarà meno sponsor, ci sarà meno... Perché noi donne siamo sempre diverse, da voi uomini. No, in realtà lo sanno che avete una marcia in più. Non solo una, anche più di una. Molte marce in più. È passato anche dove Elisa. Il giro d'Italia femminile, è passato anche dove Elisa. È passato anche? Dov'è Lisa? Ah, ok. Era un po' complesso. Sì, non ho capito questa cosa. Non sapevo bene come dirlo diversamente. Alex, posso darti una mano? Sì. Io ti aspetto, Elisa Mancing. Mi raccomando, il 29, Elisa, non puoi mancare. Mi serve che asciughiamo. Mi serve che asciugo? Sì. E io vado avanti. Poi c'è una Maserati. La Maserati dei fondi.
Scommati dei pon. Adesso vado avanti. Io non mi preparo sempre il colore nelle varie cose. So che devo arrivare al bianco, ma devo usare i vari colori. Quindi cosa faccio? Colori? Prendo il colore da lì e gli vado a dare un pochettino di bianco già io. Quindi faccio già delle sfumature. Un blending. E già. Non vado a impazzire. È la prima intanto. E continuo ad andare avanti cercando di fare diventare più chiare possibili. E ho vinto. Lisa di chi ci sono? Lisa. Lisa Mancini, meravigliosa, è troppo carina sta ragazza, brava e bella. Lisa, bisogna anche parlare, io te di qualche cosa mi avevi detto, però adesso c'è un po' di casino il 29, non so se riesco anche a parlare. Speriamo di sì. Oltretutto devo ancora dire al mio suocero che deve fare il catering per il pomeriggio. Non lo sa. No, 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 ma bisogna fare così, come lui dirà all'ultimo. Rende di più. Ah, ok. Se no c'è l'ansia. Adesso ho capito molto poco. C'è anche a te le dico all'ultimo. Anche tu sei più bravo a te le dico all'ultimo. Sì. Non tutto, ci sono delle cose che devi avere una per forza, una preparazione, ovvio, un mese, una settimana, e ci sono delle cose per cui detta all'ultimo sei più bravo. Poi non è una cosa che puoi giudicare tu, devo giudicarla io questa, quindi se la giudichi tu è sbagliato. Oh, ne avevo bisogno, grazie. Avevo chiesto un po' di aria calda perché... Ragazzi, comunque abbiamo la ventola e si suda Dio, non mi puoi dire qua si suda? No, però cioè, diciamo... lavorare qua è figo, eh? Sì. L'aria calda nel naso con 40 gradi fuori. No. Io in teoria lunedì dovrei andare da... Allora, in teoria è così. Lunedì dovrei passare da Ferrara perché un amico di Stefano deve andare a vedere una cosa a Ferrara e ci ha chiesto un consulto. Una cosa molto importante. Poi dovrei andare a Bologna nel negozio, quindi devo passare anche da Bologna e devo fare un sacco di cose lunedì, però non so ancora se fare questo o stare qua a girare tutorial con Franco, perché in teoria c'è lunedì Franco qua. Cosa facciamo lunedì? Ci sarebbe anche una diretta lunedì. Lunedì c'è anche la diretta, però dovrei andare anche a fare queste cose qua tra Bologna e Ferrara. Ma la diretta ormai abbiamo capito che sei brava anche tu, non è che... Non allarghiamoci. Anche mercoledì devi farti la diretta, comunque. Ma c'è qualcuno che sta dicendo qualcosa sul mobile con le scaglie o... Piace. Ad esempio Alessandro da YouTube dice che lei ha dei pesci anonimi da decorare con queste scaglie, presume verranno benissimo. Secondo me anche. Brava. Poi mi tagli e mi fai vedere come viene. Allora io per questione di tempo lo farò solo davanti, poi se no facciamo tutto il giorno qua a squame. Io saluto la mia amica Jo che è giù a Campiglia che sta lavorando, dice, e infatti vedo che lavora. Monella, mando una foto tua mentre lavori a Giovanna. Ciao Giovanna. Te la ricordi la Jo? L'hai vista qua, l'hai conosciuta qua la Jo? Sì, qual era? No, ti chiedo se sei passato qua quando c'era la Jo. No? La mia amica Giovanna, la bionda. No. Non credo. Io mi devo preparare perché quest'autunno avremo talmente tante cose da fare io e Emma che non avremo neanche il tempo di veramente lavarci la faccia la mattina. Non sei contenta? Io sono contentissima. Emma non lo so, ma sei contenta? Sì. Lei è contenta. Un po' preoccupata forse. Sei perché. Contenta? Ma bisogna organizzare anche il tuo matrimonio? Ah, non ancora. No, dimmelo solo per tempo, ma perché... Emma, ascolta, dobbiamo fare ste bomboniere. No, ma tu lo sai che si sposa Franco, no? Chi è Franco? Franco è il mio videomaker. Ma non lo sapete voi a casa? Franco, il mio videomaker, si sposa a settembre con Marianna. E io e Emma dobbiamo preparare il matrimonio, perché si sposa qui, a casa Magic Pay nel Prato. E dobbiamo fare tutto ancora, Emma. Franco è totalmente deciso da lui. Ciao Franco, io sono quello che deve fare il video, ma poi non ci siamo. Vuole venire, i parcheggi ci sono. In realtà io e Emma avevamo tutta una voglia assurda di fare un matrimonio. E quindi abbiamo cercato un capro espiatorio
E Franco ha detto, vabbè, se volete mi sposo io. E allora abbiamo deciso di sì. Ha funzionato. Ma veramente è andata così, sì, 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 sì. Vogliono una cosa senza troppe pretese, quindi vogliono il mio suocero che gli faccia il catering, vogliono una cosa proprio pane, salame, bottiglie di vino e amici. E io e Emma vogliamo organizzare tutto, solo che io e Emma siamo un po' più paranoiche di lui, quindi faremo un sacco di cose fighe. Lampadine tipo stile della crociera dappertutto, fuochi d'artificio, la tarantella, la serenata, tutte queste cose che Franco odia. È presente il posto delle cerimonie. Noi saremo peggio, noi saremo molto peggio. Io sto già preparando i putti dorati. No, vabbè, no, allora, non è quello volete, che vuole lui. Scatole di ghiaccio. Volete sposarvi? Però il Brancamenta, dove c'è quell'evento del Brancamenta, te la ricordi dove c'era il Brancamenta? Sì, ho fatto dove la dove c'era quel cubone di ghiaccio e quello che facevano i drink spaccando il ghiaccio con lo scalpello e il martello, quello mi gasa da morire, io lo farei. Fa un po' anni 80, ti ricordi che ma dai, anni cellule? 80! Ma io darei oro per rivivere in quegli anni che ero piccolina, sono ero appena nata. Cioè, la gente stava da dire negli anni 80, 90, stavano bene le persone. Guarda che a scuola c'erano i blocchi di ghiaccio, eh. Sì, è vero. Cioè, ma sai cosa vuol dire? Che figo! Cioè, il barman che per farti il cocktail prende un cubone di ghiaccio e scalpella. Ma che figo, un cubone così! Fabio, ma sei ancora convinto di... Di? Io non so se parteciperò al matrimonio. Allora, non so. Lorella Capano dice che se vogliamo il prossimo anno possiamo organizzare la cresima di suo figlio. Ah, vedi, adesso vedi un nuovo business stiamo ampliando. Diciamo che io e Emma strabuziamo per le bomboniere matrimoni. Ecco, io sono una che i matrimoni si piange sempre. Ma non è che piango perché mi imposto di piangere, è che a me veramente mi commuove da morire quando le persone si scelgono. Perché, allora, ripeto sempre che non te la fa fare nessuno, a meno che tu non voglia prenderti la pensione dell'altro. Sì, vero. Se ti sposi per la pensione dell'altro, quindi sei non più in giovane età, vedi che quello non sta tanto bene. Non pensavi di sposarlo e lo sposi perché se no non c'hai un reddito, quello mi fa un po' ansia, sì. Mettiamola così. Però quando due persone senza motivazione, senza necessità, decidono di scegliersi ancora oggi, nel 2023, è una cosa che mi piace da morire. Viva l'amore, sì. Sì. Ma non è solo amore, è proprio rispetto... la scelta, capisci? Non parlo neanche di amore, cioè io scelgo di condividere la mia vita con questa persona. Oggi come oggi nessuno te lo impone, quindi se tu lo scegli, lo cerchi, lo vuoi, perché tu veramente gli stai dando tutto. È una cosa bellissima sposarsi oggi, che non è più obbligatorio come una volta, che per andartene via di casa una volta ci si sposava, sì, per essere più indipendenti, per essere liberi. Adesso che non è più obbligatorio, il fatto di scegliersi e sposarsi è una cosa pazzesca, secondo me, bellissima. Bellissima. Sì, quello è vero. Allora, Leonetti ci consiglia un angolo cubano. Ah, che cosa intendi esattamente, Flora? Vito, sigari. Cioè, io ce l'avevo il mio matrimonio. Io il mio matrimonio avevo i rumi e i sigari. Sì, whisky, sì. Whisky rum. Io ce l'avevo il mio matrimonio. Sì. Katia dice, Elisa, ti ricordi che devi fare un discorsetto a Joe? Sì, fammelo passare di qua. Organizziamoci, ci mettiamo io e Emma, non ti preoccupare, che a noi Castagna Casamore lì ci fa un baffo. All I need is love. Tu vuoi sposarti? Oh mio Dio, lo sapevo che arrivava questa cosa. Con Fabio non ci ho perso le speranze. Allora, dipende che bomboniera mi fa. Vabbè, un comodino c'è. Un comodino con le scaglie. Questo per il testimone. No, facciamo un comodino a tutti quelli farci. Ah, famiglia, un comodino a famiglia. Madonna. La bomboniera è una famiglia. Cioè, praticamente mi sposo già con l'ansia che devo fare comodini a tutti. No, io li faccio comodini. Ah, rifletto. Te la faccio io la bomboniera. Noi il matrimonio è solo per le bomboniere. A noi piace studiarcela, fare le cose. Che poi scleriamo all'ultimo, proviamo un po' l'ansia. Però a noi ci piace. A noi ci piace. Che ti devo dire? Comunque, fatto sta che abbiamo a tutti i costi fatto sposare Franco. Che Franco ha detto, ma non è obbligatorio, però se volete che mi sposo. Allora, vi piace, sto andando avanti a fare la ennesima parte di squame. Sì, ci chiedono, quindi le squame non devono avere un senso logico nei colori? No, devono solo non toccarsi una con l'altra per dare l'idea di questa... Poi sarete voi a fare la squama più scura, più chiara. A me piace l'idea di fare questa squama che sia impercettibile, ma che sia di un altro colore rispetto a quello che tocca. Quindi potete anche fare un effetto più forte, quindi potevate usare colori più scuri. Non avevate questo effetto, diciamo così, un po' sognante, un po'... Cioè, non ce lo ricordare troppo che siamo sognanti. Sognanti. Anche un mobile... con i tre colori metallici per le squame, dice Pina. Anche.
Poi... Ciao tesoro, come mai sei vestito così? Ti sei cambiato? Era così già prima. Ah, da stamattina che sei così. Vieni a salutare, amore. Pensa quanto ti ho visto, tu, capito? Sì, 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 certo. Non è che non mi vesto, vieni a salutare. Mi sta già già inquadrato qua. TikTok. Buongiorno. Oh, Lini, is love. Sì. Tutto bene? Tutto bene. Vuoi un mobile con le squame? Da YouTube, Alex. Vai. Allora, la... Ma si possono disegnare prima le scaglie e poi dipingerle per essere più precisi? Secondo me non ha molto senso. È perché quello che vi ha detto Alex all'inizio, cioè questa cosa è bella che non sia perfetta. Esatto. Cioè, ragazzi, ve lo dico chiaramente, se volete farlo preciso, avete lo stencil. No, ma allora, volendo, se qualcuno è maniaco del controllo e vuole avere un po' più di precisione, lo può fare, però si vede la matita, eh. Cioè dovete poi coprire magari con due mani la matita è grassa e sì. Se fate con un colore scuro magari ok, sì. Però quello che sto facendo adesso è con colori molto chiari, quindi secondo me si vede poi la matita sotto. Addirittura si vede lo sfondo così un po' tutto rovinato che avevo fatto. Potete provare, però fatelo prima su un qualcosa, non fatelo direttamente sul mobile. Secondo me... viene bene anche senza dover per forza usare la matita. È solo una questione di allenamento. Giusy Di Mauro ha fatto le bomboniere per i 70 anni della mamma e ha fatto un figurone. Cosa ha fatto? Adesso ce lo dirà. È bellissimo fare le bomboniere per un evento, meraviglioso. Dimmi. Quando ride così, dimmi amore, cosa io sono ancora sconvolto che hai detto tuo marito che è vestito così ed è stamattina. Ah ok, devo andare a parlare con Makita. Ma è una borraccia nuova? Dove l'hai comprata alla fine? Ho fatto il giro dell'ufficio. No, ho fatto i ragazzi, ah, devono pure entrare. Ah, devono pure entrare? A che ora devo, ho la call? Un quarto d'ora. Ok, arrivo. Ma che cosa facciamo? Lasciamo finire Alex e vado di là, poi dopo torno? Sì. Guarda che ore sono. Madonna, sono già le 5. Certo. Quindi quant'è che sono qua che... 1:47. No, vabbè, ma io ho cominciato dopo. Sì, vabbè, abbiamo prima di fatto tutto il... 1:47. Boh. È tutto meravigliosamente lento. Lo so, oggi è così. Allora, io qua adesso ho quasi finito. No, piace. Mi fai solo il phone, per favore. Allora, queste sono cose che dovete con tranquillità mettervi lì. Però guardate già che bell'effetto che si va a creare con una sovrapposizione di squame e di parti che vanno a dare già un'idea. Tinta unita è la squama, senza fare grandi cose, ma una vicino all'altra. Pochi colori, ben dosati. Si vanno a ottenere delle texture davvero molto interessanti. Alex, io... la prossima volta ci fai un mobile in stile Alice, vecchio stile, come le tende. Sì, chi è? Qualcuno che mi conosce, perché io le tende dell'ufficio con Alice Prese Meraviglia? Grazie. Ah, perché è venuta da me in ufficio, io le tende con Alice Prese Meraviglia. Sì, va bene. Grazie. Grazie, grazie. E la Marti è venuta da me e ha potuto vedere tutta una parte. Ma le tende sono quella roba nuova? Eh? Le tende sono quelle nuove che mi dicevi, che le avevi stampate e fatte. Sì, praticamente vi do una mega anteprima, nel senso io tra un po' farò uscire un prodotto che sto già facendo da mesi per i miei clienti che vengono da me in negozio, che sono delle tende completamente personalizzabili con un disegno, certo, una fotografia, un qualsiasi cosa che uno vuole fare, magari anche una mia idea grafica, un mio disegno. Ho fatto con le illustrazioni originali di Dieci Prese Meraviglie del libro proprio, ho fatto, certo, due tende. Ma poi ho usato... una foto, qualcosa, sono caricate sul tuo sito? No, è tutta novità. Tutta novità, non posso Sei vedere niente. Sei una delle prime che sente questa cosa. Quindi la pastiglia. Il capo, sì, spegni. No, è la diretta. Comunque Tiziana chiede se si può ordinare una borsa, se gliela porti il 29. Ma volentieri, perché no?
Ti scriverà poi in privato. Sì, sì, sì. Che carina. Grazie. E grazie a te che gli fai quel passaggio. Ma sì, volentieri, anzi, è un onore. Cioè, quando già... quando piace il tuo lavoro, è sempre... Allora. Anche Sandra dice che vorrebbe una tua borsa, ma non sa quale scegliere, quindi si prende ancora un po' di tempo. Allora, io adesso vi faccio questa cosa qua, poi, nel senso, boss, secondo me è meglio che io do un taglio, magari non lo finisco tutto e gli faccio vedere l'ombra che farei sulle squame. Possiamo finirlo e fargli vedere dopo le foto, sì, fra un po'. Ti aiuta magari anche Emma. Così vado avanti, tanto io ho tempo. La diretta possiamo farla finire anche in un certo modo. Io gli faccio... o anzi... Non penso che loro vogliono che tu finisci la diretta in un certo modo, però... No? È una decisione tua. Ma allora, io continuo a dipingere. Oggi è una giornata un po' noiosa perché comunque questa cosa della texture porta via un po' di tempo. Se poi vogliamo smettere, io poi farò vedere dopo, certo, magari con una foto tutta, cioè, la parte... nel senso che se a un certo punto vi dovete scollegare, bon, bon. Ok. Loro vorrebbero vedere tipo Grande Fratello, secondo me. Vorrebbero vedere anche quello che tu non... non vuoi far vedere. Tipo? Tutto. Quando ti scaccoli anche. Ah. Perché è bellissimo. Tipo i fuori onda nei video, presente? Quando ti dico che fai il dinosauro? Per esempio. Quello è bello, eh? È molto bello. Fabio ha avuto una bella idea. Hai molto mirato la mia autostima. No, non è vero. Avevi ragione. No, ho fatto un dinosauro. La faceva ridere perché mi pensavo... Mi è venuto in mente... come si chiama il figlio di Peppa? Quello che vede sempre di dinosauro. George. George, no, George, sai che vuole essere dinosauro. Ecco, io ho fatto molto dinosauro. Sto leggendo, commentando. Io pensavo che non registrasse, sennò... Fabio registra tutto, non ne molla una. Meglio avere qualcosa in più che qualcosa in meno, dice. Le altre le vendo al mercato nero. Vero? Soprattutto quello dove sei nudo. Quindi sono anche ricattabile, cioè, hai capito? Credo dove sei nudo, sì, le veniamo bene, però Fabio, cerchiamo di tirare sul prezzo. Le persone, sai perché guardano tanto bene, tanto volentieri le nostre dirette? Perché si divertono, non perché imparano, perché si divertono un casino con noi. Oh, che stress. Lo scopriremo solo vivendo. Se voi guardate questo... è una delle ultime strisce. Io adesso sto facendo con il mio colore chiaro le ultime scaglie. Cerchiamo di mantenere più o meno il colore un po' più chiaro sopra, per quanto riesco. Poi non è indispensabile. Gabri da YouTube ci chiede se stai man mano che sali ingrandendo leggermente le scaglie. Perché sono un po' ciecato. Sì, comunque può essere. Ma è il bello, nel senso, se voi fate una cosa, una delle cose che consiglio sempre è di non fare troppe costruzioni o usare il pattern, perché sennò sembra un lavoro fatto a computer. Certo. Chi usa il computer in genere ha quella, tu Fabio lo sai, nel senso, quella componente che noi diciamo tipo in vettoriale, nel senso, in gergo... quasi una cosa maniacale. Sì, che è molto freddo, molto, molto triste. Tutte... Grazie. Sì, praticamente sei freddo e triste. Se uno invece dovesse fare qualcosa a mano, lo pensa già cercando di sfruttare la bellezza della texture e della sua unicità. Tipo, in Facebook e in Illustrator si usano le texture, tipo, non so, la ruggine, la finta sabbia. Perché devo andare a creare qualcosa di, tra virgolette, rovinato, quando posso già io dipingere in maniera un po' non troppo precisa? Quindi a volte l'imperfezione fa... È come se tipo Alessandra, Elia, facesse i suoi bellissimi decori sul muro, però sembrano tipo stampati, come se fossero di plastica, no, c'è mentre c'è una pennellata, c'è un'ombra, le ombre non sono mai nere, sono in tinta, sempre tutto molto bello. Male. Sì, invece la stessa cosa fatta a computer andrebbe a perdere completamente, diciamo,
quella parte Ti do bellissima ragione. di aspetto artistico. Poi questa è sempre una questione di gusto. Mettete che voi siete delle persone un po' psicopatiche, volete fare delle squame ancora più piccole, Un perché po', no? noi siamo molto psicopatiche. Ognuno può mettersi lì e provare a fare quello che gli piace di più. Questa è una tecnica tipo come se fosse dipinto ad olio, nel senso è più che un restyler, un'opera d'arte, questa cosa qua è più pensato perché sia un quadro mobile, un pezzo unico da mettere. Quindi cosa mi fai fare il 29? No, sai che scegli sempre tu, io non mi hai imposto, eh. Ma allora, Qua a te, se mi dici così. Ma io vorrei fare qualcosa il 29. questo, la modella, avevi detto tu che volevi, poi ti sei tirato indietro. Ma guarda, io ti farei qualcosa di pop, cioè io andrei proprio oltre, diciamo, alle cose, facciamo così, pop, tipo una Marilyn Monroe, una cosa del genere, a voi piacerebbe? Pop. A te piace? Ma sì. E Vai. loro cosa dicono? C'è qualcuno che ha qualche richiesto, vuole vedere, per non fare la solita cosa magari un po' più tradizionale, Sì. La c'è qualcuno che ha qualche idea, pop qualche art tipo ti richiesta? piace? Qualcosa di molto pop? Sì. Vediamo cosa Ho rispondono. uno Sì, stile. dicono di sì. Vogliamo un attimino vederti uscire dalla tua zona di comfort. Sì. Sì. Ti vogliamo vedere uscire dalla tua zona di comfort. Beh, Vediamo ma un po' cosa ti questo è già una conviene. cosa molto complicata che non avrei mai pensato No? di fare, tipo il tavolino qua, scusa, il comodino con le squame, perché sapevo che ci va davvero tanto tempo. Fare una cosa così è come quasi fare un quadro. Quindi so che ci andava, però diciamo che il livello ormai è talmente alto delle persone che seguono Magic che potevo permettermelo. Ormai io vedo lavori delle cose di persone che potrebbero, secondo me, addirittura fare i corsi. Fanno Veramente brave, sì. delle. Poi non è questione di bravura, a volte è proprio il buon gusto che salva tutto. Fanno delle cose, degli accostamenti, delle. Il rivenditore fa tanto, perché io vedo che ci sono rivenditori molto bravi che spiegano bene come utilizzare i prodotti, quello fa. Cioè, tipo io tornerei volentieri se un rivenditore mi spiega addirittura quel colorista meglio con l'altro, piuttosto che io ti faccio vedere un mobile già realizzato, quello è proprio bello. Guardate, sto facendo la penultima striscia. Mi fanno morire da ridere. La Pants che pubblica di Damiano, non riesco più a guardare altro, aiuto la maestra a guardare altro, siete tremende, siete, oh, tremende. Oh, Ehi, tremende. devi andare. Lo so, sto così bene qua che. Stai E bene? poi è bello vederti a lavorare dal cellulare, in effetti. Cioè, tu mi stai guardando il telefono che ti ho Io davanti? devo guardare il telefono, ma devo guardare quello che commentano. Cioè, tu stai guardando tutta la Sì, mia parte e del ti devo dire la verità, capocollo? dal telefono è veramente bello. Bello, Sì? bello, bello, sì. Perché secondo me ci sono poche aziende che riescono a fare queste cose qua e pochi artisti che riescono a farlo in diretta. Guarda che non è facile lavorare in diretta. Quante trasmissioni vedi in diretta di cucina, di. A parte trasmissioni televisive è un conto, ma c'è uno staff della Madonna dietro. Ma. Qualche Arrivo! Arrivo, devo andare. Io vi saluto adesso perché devo andare di là, mi stanno chiamando, tanto c'è Alex che lavora e c'è Emma che lavora, finiscono il lavoro loro e chi si è visto si è visto. Lascio il mio microfono a Emma. Mi raccomando, venerdì alle 15, questo venerdì alle 15 la diretta tra me e Solly con i nuovi decoupage. Basta, cosa sveglie. E mi raccomando, prendete riposo il 29 luglio, ci sarà Solly Joe dall'Inghilterra qui per fare un evento qua con noi, quindi dalle 3:30 in poi a casa Magic Paint a Castellammont, provincia di Torino, ci saranno anche Alex, Alessandra e Sara Savarino Restauri, Alessandra Lia Terre d'Ombra e Alex di Frittlex Design, ok? Quindi basta, il 29 se ci avete da fare mi spiace, cambiate, spostate. Ok? Ci! Presentaci il bambino perché sono sicura che la prossima diretta c'è già. No, lei ha detto lunedì però. Vabbè, lunedì. Lunedì, lunedì. Lei ha detto che la fa il bambino lunedì. E va bene. Vado di là! Ciao. Io non dormi, eh! Cos'è che hai messo in bocca? Cos'hai messo in bocca? Oh. Ho messo un pezzo di biscotto, mi hai portato tu! Ciao! Mi sono stanca, così mi vedo. Ciao.
Finiscono loro due. Oh, sì. Leggi le domande, poi si incavano certo. Come leggere. Ma leggo tutto io, adesso se, ti stanno solo tutti salutando. Vai. Ciao Eri. Dai Fabio, quando vengo io fare dirette, cioè ti faccio lavorare davvero... Quante batterie usi? Devo cambiare la seconda tramonta. 24.000. Allora, guardate, ho una buona notizia. La buona notizia è che sono arrivato alla penultima scaglia, che è questa. Questo è un lavoro che mi piacerebbe farlo anche tipo ai corsi, se qualcuno volesse creare un mobile magari a squame. È una di quelle cose che mi piacerebbe realizzare, ma potete provare anche a casa col tutorial che vedete oggi come metterlo a posto. Due consigli: quando arrivate alla fine, per esempio qua, io sto cercando di fare le ultime squame. Le ultime squame io cerco di farle, vedete, abbiamo ottenuto tutte queste lineette qua piccoline senza impazzire, senza dover fare grandi cose, ma solo facendo un colore vicino all'altro. Ora, io a casa avrei fatto magari questo lavoro un po' più tranquillo, l'avrei, diciamo, tenuto un po' di più, nel senso l'avrei fatto un po' più lentamente. Adesso io sto cercando di allungare i tempi perché devo darvi un'idea. Poi sicuramente questo sarà una delle cose che finirò e vi farò vedere completamente realizzato, cambierà tantissimo la faccia. Se voi una texture così andate a farla magari su un discorso di anta, quadro, piuttosto che un tavolino, è molto bello se usate pochi colori, secondo me 3-4 colori, tutti magari in tinta, così come ho fatto io, questi tutti pastello. Volete fare i metalli, fate magari... Sta molto bene che tipo, non lo so, se vado a spezzare vado a usare un colore tipo un nero, un giallo, però deve piacere, cioè perde questa finezza così. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, però io sapevo che l'effetto che volevo era questo. Voglio usare colori diversi, magari faccio delle prove prima e provo a vedere se mi può piacere o no l'effetto. Ecco qua. Allora, in questo modo io praticamente ho fatto la prima base pittorica come se fossero tutte delle squamette, piccole una vicino all'altra, spero che vi piaccia. Questo è uno, diciamo, delle texture pittoriche che mi piace di più, anche perché sembra una squama, ma poi potrebbe diventare davvero tantissime cose. E questo potrebbe essere la base per un vostro lavoro, potete metterci sopra un transfer, potete metterci sopra quello che volete, potete fare voi un disegno, cioè è molto versatile come cosa. Io poi vi faccio vedere l'ultima fase, poi staccherei qua, ma cosa dici? Perché sì, comunque siamo già certo. Da un po'. Io nel frattempo continuo a lavorare e al massimo me lo porto a casa, così almeno uso gli stessi colori, anche perché vi faccio vedere solo prima di staccare l'ombra e la luce che si fa sulla squama. Curiosità, stai cambiando i pennelli o li scarichi solo? Ma allora, adesso per velocità uso lo stesso pennello, ma l'avrei usato anche a casa lo stesso pennello. E mi serve avere un colore che sia tinta unita o comunque che non vada a toccare troppo l'altro. Quindi magari a volte faccio anche un po' di qua, un po' di là. Tipo adesso era troppo viola, gli ho messo un po' di azzurrino. Cioè non dovete essere troppo legate al fatto di fare una cosa troppo bene. Potete tranquillamente usare lo stesso pennello. Ecco qua. Allora, sono arrivato a un punto in cui ho già tutta la parte sfumata. Guardate, ce l'abbiamo fatta, con molta fatica ce l'abbiamo fatta. Olè. Adesso, per una questione di comodità, vado a sfumare, cioè nel senso a asciugare
Però guardate com'è bella questa texture che sembra carta da parati. Adesso non so come si vede da telefono. Bene. Si vede da telefono. Sembra una carta da parati, però in realtà è tutto dipinto a mano. Le cose belle sono lunghe da fare, le cose belle sono impegnative e non potete pensare in un giorno stesso di fare tutto. Impossibile. Cambio la batteria nel prossimo. Sì. Torniamo subito. Sei benissimo qua, asciugo bene tutto quello che posso. Allora, abbiamo quasi finito per quanto riguarda, diciamo, questo passaggio, ma vi faccio vedere solo una cosa, che è una tecnica che si chiama pittura a gessetto. Io prendo praticamente un colore, che in questo caso è soffio, questo qua, ne metto un po' sul tappo, guardate, così, prendo un po' di soffio, puro, lo metto sul piattino, sporco il pennello, piano 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 io adesso vado sulle squame e vado a creare una parte di luce come se fosse qualcosa di, vedete qua, solo nella parte centrale, quindi qui vado a fare questo effetto gessetto nelle squame, uso anche il dito e vado in tutte le squame a creare, sempre lasciando un po' di spazio scuro sotto nella squama, una piccola parte chiara, come se fosse tipo un luccichio. Non deve essere perfetto, vedete? Deve essere una cosa fatta così. Uso un pennello così, che si chiama effetto gessetto. Serve per poter creare una sfumatura sull'asciutto. Madonna, la sveglia di quando mi sveglio al mattino io. Trauma. Ok, una volta che io ho creato questi spazi bianchi qua così, con il mio pennello, è come se avessi creato, diciamo, la parte in luce delle squame, vedete? Bene, io adesso col pennello piccolo che ho qua, faccio il contrario, prendo un po' d'acqua, il mio colore, in questo caso abbiamo usato, diciamo, questo qua che è il più scuro, facciamo il colore di prima che è questo, gli aggiungo un velino di questo, tengo il colore molto pieno d'acqua, così, come se fosse un acquarello. Con il pennello piccolo mi metto qua e è arrivato il momento di fare la sfumatura. La sfumatura praticamente mi va a dare l'ombra sull'altra squama. Quindi io qua vado a fare questo. Questo è un lavoro pittorico. È come se vi stessi insegnando un qualcosa a livello di proprio fare un quadro ad olio. Se sotto mettevo il craquelé, veniva bene? Sì, a me piace molto l'effetto del craquelé con... Allora, il craquelé è un'ulteriore texture che noi andiamo a mettere per far rendere di più la base. Ok, io con questo passaggio qua, che si vede davvero poco, magari lo faccio ancora sopra, vi lascio.
vi farò vedere il mobile finito, poi questo qua sicuramente me lo porto a casa anche perché voglio farlo in un certo modo e poi glielo diamo. Magari puoi fare dei mini video mentre lo fai, chiedono. Sì, 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 sì. E vi faccio vedere il finale del video cominciato, ok? Questa parte qua dell'ombra, vedete? Non so quanto si vede a video. Sì, sì, si sotto vede. C'è l'ombra, sotto c'è l'ombra e qua c'è il bianco. Se io continuo a questo modo qua dappertutto, viene fuori un effetto incredibile. Allora, io per oggi vi lascio così, nel senso che abbiamo già visto come si va a fare una texture e questo, se lo fate bene, vi assicuro che è molto bello. In più, i piedi sono stati fatti con questa tecnica di gocciolatura che sembra un po'... vedete un po' il mare, un po'... Dovete solamente provare a usare tantissimi colori e tantissime combinazioni. Noi però abbiamo già definito prima che il bianco, poi c'era questo lilla, questo blu e questo verde petrolio. Tutti i colori sfumati con soffio, abbiamo usato serendipiti, iris, pepper blu. Quindi provate anche voi a casa, provate a fare questo effetto così e fatemi vedere cosa viene fuori. Spero che siano divertiti. Sì, e... sono tutte molto contente. Voglio vedere dei vostri lavori con queste squame. Vi prometto che adesso il mobile viene a casa con me e lo finirò. Perché è una cosa molto pittorica, molto lunga. E la cosa molto bella è che ci sarà lo stesso lavoro sopra con il vetro. E nella parte sopra, non voglio dirvi cosa voglio fare, perché essendo la fiaba della sirenetta, voglio fare una cosa... divertente, quindi non vi svelo proprio tutto. Non svegliamo, tutto. Lo farai un mini video che caricherai. E vi farò vedere praticamente la parte sopra con la sirenetta e il vetro che mi ha appena lavato Elisa con lo sverniciatore. Quindi da un comodino proprio preso con poco, che non si apre, diventerà davvero una piccola opera d'arte. Vedrete. Cosa facciamo? Salutiamo. Grazie per avermi guardato, grazie per la pazienza, spero che vi siete divertiti. Ci vediamo venerdì con la diretta con Solly e poi settimana prossima. Avete visto il disegno che ha fatto dietro Emma? Che non c'è. È bellissimo. Però oggi no, niente. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Allora. Cosa hanno detto? Contenti? Ma quanto sei alto, Alex? No, sono io che sono molto bassa. Mariella. Sì, sono 1,83. A giovedì prossimo. Di tu a giovedì prossimo.